Buonasera a tutti, ragazzi. Bentornati qua su Arena Sportiva, la trasmissione che eh, praticamente va a analizzare tutta la serie B a 360 gradi. Bene, io non mi trattengo oltre, non mi trattengo oltre perché stasera abbiamo Valentina, mia, la mia spalla destra, e anzi. Ciao Valentina, buonasera, buonasera a chi ci ascolta, buonasera ai miei ospiti. Bene, eh, detto questo, posso subito la parola a Valentina per i risultati della undicesima, poi andremo a vedere la classifica e poi via via andiamo a commentare quello che è stata l'undicesima giornata. Vai Valentina. Ragazzi, io non sento bene, non so se voi mi sentite. Ti sentiamo. Ok, perfetto, perché io a volte non sento benissimo, ma se non mi sentite basta che mi fate un cenno e io lo capisco. Sandro buonasera, buonasera a tutti, eh, benvenuti, andiamo con, la con i risultati, scusami Sandro perché la classifica poi la passerò a te. I Grazie. risultati dell'ultima giornata abbiamo Bari-Ternana 0-0, Parma-Como 1-0, cagliari Regina 1-1. Su Tirolo 1-1, Benevento Pisa 0-0, Cosenza Frosinone 1-2, Modena Palermo 0-2, Venezia Ascoli 0-2, Genoa Brescia 1-1, Perugia Cittadella 0-2. Bene, questi, grazie Valentina, questi sono stati i risultati. Adesso andiamo a vedere quello che dice la classifica. La classifica vede in testa a 24 punti il Frosinone in solitaria, ma seguita a ruota. A 22 dal Genova poi abbiamo una Ternana a 20, una Regina, un Bari, un Parma a 19, quindi troviamo Ascoli, Brescia, Suttirol a 18, quindi Cagliari 15, Spalla, Cittadella 14, Modena e, e Palermo a 12, Pisa, Cosenza a 11, quindi Benevento 10, Venezia 9 insieme al Como. E ultimo in classifica che chiude la classifica il Perugia. Assiste, Ciao Marco, Ciao Marco. Questo, benvenuto sono stati Marco. Risultati. Mi e raccomando, ragazzi, fate domande. Io passo la parola a Valentina. Valentina, gestisci pure l'avvio di trasmissione. Io comincerei ad analizzare l'anticipo che è stato Bari-Ternana, finito con risultato di 0-0, quindi in parità. Un Bari e una Ternana che hanno perso qualche posizione. La Ternana ha perso il, il primato. Eh, voglio che eh, ci analizzi la, la partita e vediamo un po' come com sta andando questo Bari. È stata una partita, una bella partita del Bari che sicuramente meritava di più. Anche a detta di, di Ternana stessi, il Bari meritava di vincere. Nel primo tempo è stato annullato un gol fuori gioco ci poteva stare anche un rigore eh, nel secondo tempo abbiamo preso una traversa con botta che dire ha avuto un'occasione la Ternana diciamo che mh, non ha creato più di tanto però vabbè è andata così eh, diciamo che ultimamente dopo ris ris rispetto alle prime partite in cui la fortuna ci girava più a favore adesso ci sta un po' mh, mh, sta un po andando male diciamo ultimamente però vabbè alla fine è un pareggio che ci può stare Diciamo che la classifica non cambia molto rispetto alla giornata precedente, siamo comunque lì, siamo comunque quarti e quinti vicini alle prime posizioni, quindi va bene così. Ascoltami, due sconfitte e un pareggio tu hai parlato di, di sfortuna, è sfortuna oppure c'è qualcosa che non va e andrebbe sistemato? Beh, più che altro sfortuna, però se proprio devo dire qualcosa che non va forse in attacco, diciamo... Claro, nelle ultime partite abbiamo fatto zero gol, nelle ultime 3-4 partite. Mentre prima eravamo forse miglior attacco anche della Serie B. Sì, diciamo, stiamo facendo meno gol, quello è vero? Lo stesso che d'Iran, sta diciamo, Dobbiamo cercare di, di, di migliorare in quello, sicuramente. Domande? Io. Beh, direi. Mh, mi. mi... Intrometto dicendo questo. Io direi un Bari 21 tiri in porta, 7 in diciamo così. In tiri in porta, cioè tiri, tiri totali. Poi sono stati, ripeto, 21 e tiri in porta. 7. Per quanto riguarda la Ternana, vero, io ho dato uno scorcio 3, perché l'ho guardato anch'io 3 tiri e un tiro in porta. Ternana, veramente che ha fatto poco e niente rispetto a quello che ha fatto il Bari. Bari. Ciao, Mark. Di dirà è, è stato Mark. anche raddoppiato. No, mi confermi? Quindi, fondamentalmente, ciao a tutti, ragazzi, ciao che, a tutti. Ehm, tutto sommato è stato diciamo così, fermato. Ecco perché forse eh, il Bari ha trovato difficoltà nel segnare. Pensi che sia questa la problematica che eh, ha avuto il Bari, o, o vedi un altro, un altro tipo di problema, tra virgolette? Diciamo così. Vabbè, diciamo sì che ha tirato contenuto bene, anche se aveva anche fatto una bella azione appunto nell'occasione che ha creato, poi ha sbagliato diciamo davanti alla porta, però vabbè, si era man mangiato diciamo suorense in quell'azione, però sì che dirà diciamo, a prescindere dai gol, diciamo, sta forse ultimamente facendo meno bene delle scorse partite, però vabbè, magari un periodo così ci può stare, penso che... Penso che comunque sia solo, un, non dico un caso, però insomma, un periodo così. Ma penso che se la fortuna ci, ci, ci girerà meglio nelle prossime partite anche in attacco, ritorneremo a segnare. Penso. Io ho il commento che mi ha mandato Francesco. Se, se volete lo leggo, se sennò... no, oggi lo sì. Um, scrive: Un punto d'oro di grande sofferenza per la Ternana. Un grandissimo bari che ha dominato per tutta la partita con tanta cattiva agonistica. Spinta probabilmente dal suo grande pubblico di 40.000 spettatori. Ha creato occasioni su occasioni, andando sempre vicino al gol. La Ternana, invece, in avanti, non è mai pervenuta ha creato tanto, ha creato soltanto un'occasione con Donnarumma al 92esimo, al primo e unico tiro in porta rossoverde. In questa partita, oltre ai meriti del Bari sottolineati, poco fa ci sono anche i demeriti della Ternana, mai scesa realmente in campo senza creare bel gioco come solita fare e senza segnare. A proposito di quest'ultima cosa, si interrompe il record dei rossoverdi che segnavano da 26 partite di fila ufficiali, 8 mesi di fila a segno. Da salvare c'è soltanto il risultato e anche l'atteggiamento di sacrificio e di lotta messo su ogni azione offensiva del Bari. I migliori della Ternana sono stati il portiere, Iannarille, i difensori centrali, Sorenzen e soprattutto il Neacquisto Mantovani, ex Salernitana dei veri muri, eh, salvando il risultato in molte circostanze. Mi è piaciuta anche molto la prestazione di Ditacchio che ha corso e lottato su ogni pallone, come un leone aiutando più che poteva la difesa, nonostante quest'ultimo sia stato protagonista nel primo tempo di un possibile fallo da rigore per eh, Maglietta Tirata a Ricci del Bari, in area di rigore, rigore che secondo me poteva starci. Malissimo in avanti, eh, tutti quanti, ora testa al doppio impegno, Casalingo con Spalle e Brescia, in cui dobbiamo fare almeno 4 punti se si vuole restare lì in alto. A posto. Io voglio salutare Francesco, e gli voglio dire che da quando ha detto che il Cosenza era una delle probabili retrocesse sta andando male. Ciao, Francesco. Mm. Io sarei, sarei molto, molto attento, intanto saluto Marco e Marco che ci salutano e saluto anche Crotten 69 che dice il Bar ha disputato una bella partita cercando con convinzione la vittoria, penso che la piazza possa essere più che soddisfatta, sei d'accordo Gabri? Mm. Sì, 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 ma infatti non, non, non ho letto Crediti che infatti tutti mm -mm. sono soddisfatti, tutti stanno capendo che la squadra anche quando magari ultimamente non vince, non segna, però comunque si impegna, gioca. Perciò sono sempre speranzoso. Però uh, mancano pochi si può dire pochi giorni uh, all'inizio di questo mondiale, so che sicuramente il, vo il vostro bomber, che dire andrà ai mondiali, giusto? Sì, sì, diciamo che è stato, stato ecco. preconvocato, Quindi mm. probabilmente tu, non Tu, essendo che, che comunque il Bari eh, Diciamo Non si punta tutto su di lui Ma in generale comunque È quello che ha fatto più gol mi pare eh, Come lo vedi il Bari senza di lui? Cioè hai paura O ti fidi di quelli che hai come attaccanti? No, mi fido di quelli che ho Poi Chandler comunque L'ho anche segnato con la Ternana Solo che il gol è stato annullato per fare il gioco che c'era e eh, comunque anche gli altri, i Seter, eh, anche Salcedo eh, però certo che dire, magari il che dire delle prime giornate certo era magari un'altra cosa, però mh, magari può essere che questo momento diciamo negativo che sta passando lui magari l'avrebbe prolungato, quindi mi fido, cioè, io avrei preferito che non andava ai mondiali, chiaramente, però mh, va bene così, dai. Mm. Paralizzante comunque questa cosa. No si sì, 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 però cosa io è... pazienza? puoi, puoi andare Sandro? Eh, vai vai Valentina, vai pure, vai pure avanti e eh, prosegui pure con la con l'esame io dalla Dall'altra classifica, la classifica vorrei passare un po' giù e visto che c'è il nuovo arrivato del Como, vorrei analizzare con lui la partita Parma-Como che è finita con il risultato di 1-0 per il Parma. Benvenuto, innanzitutto. Mi sa che si è bloccato. c'è C'è, ma mi sa che no. si è bloccato si è bloccata. Ah, ecco, forse ora. No. Bisogna parlare. Sì. Ora sì, ora sì, adesso, ora Adesso sì. sì. Io non riesco a capire. Sì, sì, sì no, no, no. c'è, c'è. Vai, vai. Ok. Uh, in prana partita, beh, che dire? Purtroppo un'altra sconfitta, un'altra sconfitta esterna, lontano dal Sinigaglia Il Como uh, per ora non riesce a fare punti uh, perché uh. Ne... a Pisa uh, nel 2-2 a -2, alla seconda giornata Uh, poi c'è stata sconfitta Fosinone, Cosenza, Modena uh, e e dopo basta uh, comunque appunto un solo punto in trasferta mentre ne me sono arrivati 6, cioè due almeno eh, non so no, se mi deve, deve, deve provare a uscire e rientrare sì, prova... perché non ma è uscita proprio Valentina, si è dissociata ha detto... No, no, eh, no Ri Ricca problemi. Riccardo, mi sa che c'è problemi di connessione perché ti sentiamo ogni tanto a scatti, eh. Prova, prova Riccardo. Ok, no, no, prova, ecco, uscire e rientrare. Prova a uscire e rientrare eh, Riccardo. Sì, 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 sì. Perché se no non, non si riesce a capire niente. Sì, si, si, parte si vede si vede, si vede scatti, quindi niente. Ok, va bene. È colpa di Valentina. E... <ride> sì, sì. Stasera diamo la colpa a Valentina. Siamo a posto. Beh, sono sono il capo espiatorio ormai. No, va bene, è, e... giusto, è giusto per drammatizzare. Se, riusciamo... se non riusciamo a parlare con il tifoso del como, andiamo avanti. Appena si ripristina, gli diamo sì, la sì. parola. Altrimenti. Eh, non, non riusciamo a risolvere perché probabilmente sono le tante connessioni pure che a volte danno un po' di problemi. Quindi rimarrei comunque in fondo No, è rientrato, aspetta. Lui, è rientrato. È... è tornato? Sì, Mi vediamo. Se... Ora sì. Ok. Perfetto. Allora, riprendo allora tutto il, il discorso. Sì, scusa Dicendo che appunto Parma Como purtroppo un'altra sconfitta per i Lariani. Uh, no, che non riescono a fare ancora punti appunto fuori dal semigaglia perché è solo un punto in tutte le trasferte fino a affrontate in campionato uh, dopodiché appunto è un'altra recrimina che appunto uh, il Como subisce un altro gol da calcio d'angolo dopo i quattro subiti a Modena uh, il, quello subito col Benevento e appunto quello subito con il Parma Uh, se però guardiamo la partita sicuramente si comincia a vedere il cambio di guida tecnica, cioè che appunto a causa di problemi di salute di Gattuso uh, il Comodo ha dovuto scegliere Moreno Longo come, come sostituto e, mh, per il proseguire il campionato, poi si augura sicuramente ha gattuto di tornare al più presto però chiaramente la squadra avrà bisogno di, di una guida tecnica seria ed affidabile uh, chiaramente ogni allenatore poi ha il suo modo di giocare il suo modo di vedere chiaramente vabbè, Longo ha dovuto anche adattarsi agli acquisti scelti da Gattuso eh, che tra l'altro fino a, a metà luglio il como giocava con il 4-4-2 poi ha, a, ha dovuto cominciare a pensare a come giocare perché eh, c'è stata appunto la, la notizia di mercato che sarebbe arrivato eh, Fabregas quindi sicuramente Fabregas in un centrocampo 2 non sarebbe andato bene e per il momento adesso si gioca con un 4-3-1-2 che, che quando gioca Fabregas gioca dietro le punte, quello che magari uh, può essere uh, utile per uscire anche da questa situazione è che quando non gioca Fabrigas di giocare con uh, un 4-4-2 perché comunque a Parma, è, uh, a Parma comunque la prestazione uh, non è mancata, appunto, come dicevo prima la qualità tecnica sicuramente si sta facendo vedere di lungo. Uh, però comunque quando la squadra ha, dopo ha giocato 4-4-2 nell'ultimo quarto d'ora uh, si vede che comunque è uno schema che, che è stato usato tutto l'anno scorso e quindi comunque chi c'era già l'anno scorso anche i prestiti che comunque poi sono ritornati parlo di Cerri, Parigini, uh, Ioanno, Vignali che tra l'altro alcuni di essi sono a titolo definitivo Uh, comunque si vede che, che conoscono il modulo di gioco, conoscono le posizioni e, e si dà molto di più. Quindi, magari una riflessione che questa settimana ha fatto lungo potrebbe essere quando c'è Fabregas, gioco con un modulo adatto a Fabregas, quando non c'è Fabregas, gioco con 442. O oh, terza ipotesi, che però noi non possiamo sapere, magari è di provare a integrare Favegas in, in un centrocampo 2 che però la vedo molto, molto remota come, come ipotesi, detto questo. Adesso ci, domenica ci sarà il Venezia, vedremo, vedremo cosa ne uscirà. Sicuramente una vittoria molto molto fondamentale per uscirne. Eh, da, da quella situazione di classifica che secondo alcuni tifosi ormai è compromessa ma direi che dopo 11 giornate è veramente assurdo dire che è una situazione compromessa il 19 posto eh, considerando che con tre punti sei già 13 secondo oh, no. Allora Cherry sicuramente fa, perché fa sia in fa comunque in fase d'attacco, cioè quando faccio l'esempio col secondo gol del Benevento, eh, che Ciaia gli ha fatto un assist meraviglioso, lui con i colpi di testa sicuramente è, è infallibile, eh, grazie anche alla sua altezza, però comunque Cherry fa anche un lavoro che eh, nessun'altra delle punte che abbiamo... In forza il como può fare che è quella di, di potersi cioè potersi permettere di tenersi un uomo dietro le spalle per poi far salire la squadra piuttosto che aspettare il compagno al momento giusto sicuramente quel lavoro lì lo può fare solo Cerri, data la sua la sua fisicità uh, quello che ci si aspetta chiaramente dalle, dalle, dalle prime chiamiamo le prime punte sto parlando di mancuso cutrone e poi Gabrielloni, e tra l'altro c'è anche Ambrosino che insieme a Carri da, da parte del tifo masco non si capisce come mai siano, siano arrivati a Como uh, avendo ancora zero minuti giocati. Uh, non so se magari, siccome sono giovani nel momento di provarli. Non, non saprei, eh, però sta st 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 di fatto che comunque eh, quello che ci si aspetta sia da Cutrone Mancuso un po' più di, di rapidità, più da Mancuso. Si uh, sinceramente, perché rispetto a Cutrone sta dando molto meno, uh, come lo sta dando Baselli. Perché a parte queste ultime due partite che ha tornato Bell'Emo, Baselli veramente. Uh, per il momento al di sotto delle aspettative guarda ri ricollegandomi a quello che stavi dicendo tu sui due attaccanti ti, ti chiedono dalla chat secondo te come mai in attacco fate fatica a segnare avendo due buoni attaccanti non c'è intesa eh... allora c'è da dire che magari a volte non giocano sempre gli stessi e qui potrebbe essere che bisogna trovare un attimo la quadra o, comunque, appunto, non, non ci sono perché giocando magari uh, col 4-3-1-2 gli esterni. Uh, uh, tipo ad esempio, Blanco uh, giocando trequartista lo si vede nettamente che rende molto di meno. Uh, rispetto a che esterno quindi potrebbe essere che poi mettendosi esterno poi possa servire palloni migliori agli attaccanti. Come così la scelta di giocare con Arrigoni nel centrocampo 3 esterno di centrocampo 3 che condivido. Però, chiaramente giocando a 4 uh, si, si ha bianco tutto esterno. E quindi è una resa migliore Arrigoni e bellemo oh, oh, al centro. I parigini, anche lui, tutto esterno che comunque con la velocità che ha. Parigini, eh, sicuramente si, si può avere uh, qualcosa di meglio. Perché, comunque, ricordo anche l'anno scorso quello che chiedeva molto Gattuso, visto anche la velocità di Parigini, che poi Vignali, che poi era un buon cross, gli andava in sovrapposizione. Quindi, poi o Parigini, o ah, cioè aveva anche la, la scelta di Vignali come crossatore verso l'area. Poi c'era Cherry, che comunque era quest'anno fa un po' di panchine, un po' no. Invece l'anno scorso era titolare fisso, non so, probabilmente è mancato un po'. Eh, cioè, i, i grandi acquisti hanno un po' scombussolato, quindi bisogna ritrovare un po' la quadra. Chiaramente. Comunque, su. Manca. No. Anche la situazione del mister non ha aiutato. Eh, infatti, a proposito del mister, dicono se il Longo rimarrà fino a fine diciamo, campionato, o se appena diciamo starà bene Gattuso se ritorna lui. Eh, questo non si può sapere perché comunque cioè Gattuso. A quanto si è capito sta meglio, eh, però probabilmente non, non riesce attualmente ancora ad andare in panchina. Non so se per. Anche perché lui, comunque, è molto legato alla piazza, essendo proprio eh, di Como. Quindi eh, dire sì, vado in panchina e poi magari non ce la fa, non so. Eh, chiaramente la, la società non l'ha escluso. Assolutamente perché, perché per adesso ha, ha, la società ha avuto solo una risoluzione consensuale, cioè di come un accordo con lui, eh, di mettersi un attimo da parte. Quindi non è detto che magari o entro il fine del campionato o per il prossimo campionato, magari potrebbe affiancare Longo. Ecco, questo sì. Ma diciamo come... come primo allenatore: sì. oh, okay. come, prima... come primo allenatore. Se torna come primo allenatore, tornerà penso l'anno prossimo. Io posso fare una domanda a Valex. Dimmi. Quali sono le quattro squadre che secondo te retrocederanno da quello che hai visto finora? Venezia, sicuro, ho visto parte con l'Ascoli. Cioè, il Crotone l'anno scorso è retrocesso, ma almeno con più dignità del Venezia di quest'anno. Poi è eh, difficile perché è molto difficile. ma eh, non puoi stare qui senza dire niente, un bacio di dire. Guarda, io sei, posso... È un ma adesso ti devi un pochino spingere anche tu. E se sping... vuoi starci se no ti facciamo. E spingiamoci. Ti dico il como. Venezia, mi dispiace per, per il ragazzo. Eh, perché non avrei preso Longo come, come allenatore, ma hai preso un allenatore più esperto per, vedendolo l'anno scorso con l'Alessandria, che poteva tranquillamente salvarsi l'Alessandria e ha buttato via, secondo me, una salvezza. Ti dico, il Benevento se non cambia qualcosa, secondo me rischia. Perché anche con la partita col Pisa, poi Pesando ne parlerà, meritava di perdere ampiamente. Non so come sia riuscito a portarsi a casa un pareggio. Il Benevento, e poi l'altra potrebbe essere la, la sorpresa del Perugia. Eh, per me queste perché non vedo, non vedo il Palermo comunque che possa retrocedere non vedo potrebbe essere l'anno del Cosenza però il Cosenza sa sempre che ha sempre la fortuna di potersi salvare su quello il presidente Ma è bravo gioco prima o poi di Bruci caro mio eh, e poi non lo so il Pisa io lo vedo in ripresa e le altre squadre non lo so Modena non penso e cittadella neanche. Cioè, per me sono queste squadre, per quello che ho visto fino ad oggi, che creano poco, ma più di tutti io penso che quella messa peggio tra tutte quelle sotto è il Venezia. Secondo me, grazie Prego. per aver risposto ed essere stato anche chiaro, ti sei sbilanciato. <ride> vai, vai Pensando Valentina, nel... vai, vai, pure no, io rido. <ride> Come... Vai, vai, vai. Pull. Intanto dalla chat, dalla chat dicono che, no, Alex. Eh, che il coso è male. Dimmi, dimmi. Posso tirare, Alex, come mai uh, cioè, non, non avresti preso uh, Longo come allenatore ah. ed eventualmente chi. Allora guarda, è stato un buon sostituto di Gattuso Io sono del parere che se tu hai seguito un po' la Serie B lo scorso anno avrei visto che l'Alessandria, come ne parlavamo, aveva la possibilità di potersi salvare. Perché la Spalle l'anno scorso non so quale santo ha pregato per salvarsi perché l'Alessandria ha sprecato un sacco di punti è arrivato comunque poi a retrocedere, neanche a fare i playout, a retrocedere direttamente quando bastava che vinceva, se non sbaglio, due partite perché poi ne parlavamo costando due partite e poteva tranquillamente salvarsi. È vero che la squadra non era. Stata allestita diciamo al top, però per me, diciamo, Longo non avrei, non avrei preso e avrei puntato su altri tipi di allenatori, tipo Stellone che l'anno scorso ha risollevato un po' la regina. Avrei magari preso uno Stroppa perché non so se all'epoca, comunque, col Como, diciamo, quando hai suonato allenatore, se era libero comunque se era disponibile. Ma avrei puntato su allenatori che conoscono la categoria e che comunque ti danno una garanzia. Co anche lo stesso Marino, che l'anno scorso è venuto da noi io l'avrei preso perché io Marino l'anno scorso non l'avrei esonerato perché sinceramente poi abbiamo visto che col Modesto siamo andati a finire in Serie C e siamo in questa bellissima categoria in campi fantastici eh, che meglio lascia perdere però non aver preso lui cioè avrei puntato su altri più esperti perché secondo me il Como non ha una squadra diciamo da terz'ultima in classifica, da penultima in classifica. Ma secondo me da salvezza tranquilla sì. Però c'è anche da dire che, appunto, come dicevi tu, l'Alessandra non era poi alla fine uh, sta grande squadra uh, sì. allestita giusta per la Serie B. P e comunque Longo ha alle spalle anche una promozione ai playoff col Fosinone mm. e una salvezza col Torino in Serie A. Quindi... Sì. Tra tutti i profili forse, anche a livello di seguire le orme di Gattuso era forse il più adeguato. Da guarda, guarda io ti, ti dico l'anno scorso, comunque parlavamo con Sandro, quante volte parlavamo comunque sempre della zona bassa della classifica, e, e dicevamo: la SPAL rischiava perché l'anno scorso ha rischiato di, di retrocedere, però l'Alessandria la, non vinceva una partita, il Crotolo non vinceva una partita. Il Cosenza quello che era, sembrava che e chi voleva retrocedere, e la SPAL si è salvata. Diciamo anche perdendo le partite facendo schifo, e si è salvata perché gli altri. Non sono riuscite comunque a portare punti a casa e l'Alessandria addirittura dal, dai playout che stava è andata terzultima. Cioè, io per quello dico, avrei provato a prendere, ma come lo stesso il Perugia. Il Perugia quando è nella Castori e prende Baldini sbaglia perché Baldini non ha mai allenato in Serie B e quindi là è un rischio che ti prendi. Come lo stesso il Benevento, mandi via eh, Castorge, mandi via, non mi ricordo l'allenatore che mi viene ce l'ho sulla punta della lingua, sì, eh, Caserta. Sì. Prendi Cannavaro, che comunque uno che in Italia non ha mai allenato. È un'incognita, può far bene come può far male, però in, in questo momento di zona bassa classifica, sappiamo la serie B quanto è difficile cioè prendi un allenatore, come il Cosenza ha preso questo allenatore, io non lo conosco, magari li porterà alla salvezza, però è sempre un'incognita, cioè lì devi puntare su Stellone, devi... poi lo so che questi allenatori non ci vengono, però capisci che comunque... No, non no. come facciamo se dicono di no? Eh, qualcuno dovrei prendere. Eh. Quindi... Vabbè, è un discorso a parte comunque, poi ne parleremo. È il discor discorso che l'anno scorso... Per chiudere l'anno mm -hmm. scorso la salvezza 38-40 punti, cioè, voglio dire, cose allucinanti. Mai successa una cosa del genere. Ma io non credo che quest'anno sia poi, boh, più così tanto diverso. E il discorso sta in questi termini. qua, La spalla quest'anno è messa male. Vu andate a vedere i risultati ora. Ha fatto un pareggio con il suo tirol e poi ha vinto con il Cosenza. Ma se andate a vedere il resto. Col Genoa ha perso, ma poi ce ne sono stata, A parte dice Genoa, è Genoa d'accordo, ha perso un espulso. Poi mi sembra ha giocato non solo col Genoa, ora non mi ricordo subito dopo contro chi ha giocato. Beh, un pareggio col Cittadella. Io direi uh, che il Cittadella ha giocato poi in 10. La Spalla non è riuscita a, a, a affondare il colpo. Cioè una spalla che eh, da quando ero, è retroceso poi col Frosino non mi veniva, ecco giustamente ha perso e ha giocato poi in 10. C'è cioè, una spalla che fondamentalmente è in difficoltà è dall'anno scorso che è una spalla in difficoltà e quest'anno non sembra aver eh, diciamo così, dato una svolta a quello che poteva essere diciamo così, il calcio mercato estivo, almeno a, a parer mio, così a spanne. È un cittadella che cittadella che ha giocato con il Perugia e io mi ha giusto Spal e giusto La Cittadella, che è un'altra di quelle squadre che io quest'anno non vedo. A parte l'anno scorso io dissi, se vi ricordate, non sarebbe andata a bluff E così non è stato. Cioè, il discorso cittadella è finito secondo me, perché? Perché hanno preso in mano la società i figli dell'ex presidente, quindi, fondamentalmente, una squadra che non è stata rinforzata. Pochi innesti, quei pochi che hanno fatto. Non hanno assolutamente, secondo me, eh, poi eh, per l'amor di Dio, siamo sempre in tempo a, a dire il contrario: non hanno, certo. secondo me, dato la spinta giusta e l'input giusto a questa squadra. E, e, e si vede perché col Perugia, secondo me, io ho visto la partita per l'intero come penso, domenica ero a casa, ho detto mi sono la guardo, non sono uscito, quindi mi sono guardato la partita. E fondamentalmente, un Cittadella che Perugia nervoso ha giocato in 10 nel secondo tempo, è una Spal che ha trovato, scusami, è un cittadella che ha trovato il gol della domenica negli ultimi minuti, ma fondamentalmente un Perugia che secondo me ha, ha, ha dato l'anima in 10, perché insomma alla fine è andata vicino anche al pareggio. Cittadella che ha spezzato il gioco, tant'è vero che è stato cacciato dall'arbitro anche, anche il medico, no? massaggiatore se non erro. Quindi, non, non abbiamo fondamenta, nonostante che Cittadella giocasse in eh, superiorità numerica, eh, ha, ha avuto bisogno di spezzare, spezzettare il gioco. Sì. Ma il gioco del Cittadella no? si ripropone ogni anno questo fan, fantastico gioco del Cittadella. Ma giustamente, se non si prendono rimedi eh, a livelli arbitrali, eh, è ovvio che eh, questa situazione. Io credo che Cittadella non smetterà mai. Come, come veniva toccato un giocatore, ma, ma neanche, sfiorato, cadeva a terra, medici, ambulanze, barelle, eh, poi c'era il defibrillatore in campo. Cioè cose assurde, cose, cose da, da veramente, io non capisco come ancora si riesca a... a ma, io, ma io non perché io ce l'ho con del ci mancherebbe altro, non mi è, mi è piaciuta come squadra, lo sapete io non l'ho mai nascosto. Ma perché? Perché non ha un'ombra di gioco e non ha un'ombra di gioco. Poi voi ditemi se non è vero. Questa squadra, cioè il Cittadella, è la secondo me è la peggior squadra di Serie B che meriterebbe la retrocessione, secondo me. Ma perché? Perché non ha gioco, perché eh, va di cattiveria, ma cattiveria pura perché eh, come viene toccato, i giocatori che si rovellano terra a, a, a tipo russolo, eh, eh, secondo me cioè, non è questo il calcio, e, e quindi si dovrebbe dare, un, una, secondo me, anche ammunizioni per eh, simulazioni e via discorrendo. Quando poi una volta ti trovi in 8 o in 7, poi chiudi la baracca, alla fine la smetti, e alla fine se non giochi perdi. Cioè, questo è il discorso. Vabbè, non vado oltre, mi sono sfogato perché sto, secondo me si parla tanto della Spal Ma questo Cittadella, secondo me, non merita, non merita niente di più. E io passo la parola al nostro amico del de, 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 de Perugia, per, a Enrico, per la valutazione diciamo, della partita. Scusami, Valentina, mi sono intromesso, ma mi pareva giusto fare questa premessa. Poi ripeto. Se eh, io ho detto qualcosa che eh, non, secondo voi non è giusto, ovviamente uno, oh, per carità di Dio eh, è, è un'opinione personale, non ce l'ho con nessuno, chiudo la parentesi, ma perché la partita, se avete visto, è stata semplicemente vergognosa, nel secondo tempo poi non si poteva vedere. Vai Enrico. Anzitutto buonasera a tutti. Eh, hai detto tanto, Sandro, hai detto anche cose assolutamente precise. È vero, Cittadella ha spezzettato molto, eh, diciamo che è un gioco abbastanza ostruzionistico. D'altro canto, però, devo dire che insomma, Perugia è vero che il secondo tempo ha giocato in 10, ma non è la prima volta, in queste prime 11 eh, giornate di campionato, mi sembra che questa sia la quarta volta che il Perugia gioca in 10. Una squadra estremamente nervosa, molto nervosa, eh, che ha poche certezze e molti dubbi. Purtroppo non ha un'organizzazione di gioco che ti permetta di costruire eh, bene, diciamo, delle azioni nitide da gol. è Una squadra che paradossalmente, per come è strutturata, potrebbe giocare meglio in trasferta che non in casa, in trasferta magari chiudendosi dietro e, e per poi ripartire in contropiede probabilmente con squadre che si aprono magari come ha fatto la regina potrebbe fare qualche risultato. Detto questo è vero, il gol del Cittadella è stato un po' il gol della domenica, però eh, il Perugia è veramente in crisi in crisi di non solo di risultati, è in crisi di gioco e secondo me è una squadra che è in crisi anche di identità ancora, non ha capito bene cosa vuole essere proprio sotto il punto di vista anche tattico. Tecnicamente ci sono anche dei buoni giocatori, per carità, magari messi in altri contesti, eh, se vediamo alcuni giocatori, dico uno su tutti, magari Luperini, a Palermo ha fatto molto bene eh, qui sembra un, un ex calciatore e sono convinto che non è così nel senso lo ritengo un buon calciatore e anche un calciatore di categoria secondo me eh, il rendimento della squadra è un rendimento basso è una squadra che ripeto ha troppe troppe incertezze dovrà essere molto bravo Castori a innanzitutto a tenere compatto il gruppo perché poi quando non vengono i risultati possono venire fuori qualsiasi tipo di malumore. E poi forse ci eravamo un po' illusi, parlo come tifosi, che dopo il risultato positivo di Reggio Calabria la squadra potesse avere, diciamo, acquisire un po' più di sicurezza e di consapevolezza però purtroppo soffriamo terribilmente sotto il punto di vista proprio tecnico e del gioco quando dobbiamo costruire. In fase di costruzione siamo purtroppo veramente poca cosa. Niente, però che spero, ripeto, spero che se arrivi a gennaio magari che ancora siamo in corsa per la salvezza, perché... Eh, siamo messi abbastanza male adesso, poi ci aspettano un trittico di partite terribili, vedremo come ne usciremo. Certo è che se arriviamo alla quattordicesima, che non abbiamo fatto due-tre punti in queste tre partite, credo che il campionato del Perugia finisca molto molto presto, purtroppo. Questa è una mia opinione, ma... Siccome che è un film già visto, ho, ho, ho un'esperienza tale per dire che i miracoli avvengono una volta. Poi quest'anno faccio una battuta, i miracoli possiamo anche chiederli, ma se andiamo a Megugori o a Fatima o a Lourdes probabilmente troviamo chiuso, quindi vediamo un po'. Vai, vai valentina. Mi spiace perché lo comprendo, perché purtroppo ci sono dei momenti in cui è difficile avere speranze positive, però ancora siete in tempo e vedremo cosa succederà. Non, non è giusto demordere soprattutto da parte dei tifosi né nei confronti della squadra, perché penso sia il sostegno al di là poi delle scelte societarie che possono essere discutibili. Guarda Valentina, questo ti dico la verità, il pubblico di Perugia è un pubblico che poi alla fine è abituato a, a soffrire, ha vissuto grandi momenti, ma ha vissuto anche momenti sportivamente molto molto brutti. Eh, guarda, nonostante tutto, nonostante la situazione, eh, domenica ti dico che credo c'erano <coughs> almeno 6-7.000 persone allo stadio. E, e con una squadra in queste condizioni secondo me non sono pochi visto anche il momento insomma visto il momento anche che c'è che diciamo che sta attraversando questo paese e comunque in generale i problemi che hanno le famiglie di questi tempi perché andare allo stadio comunque è un costo e il tifo non manca i perugini di fede per la propria squadra ne hanno tanta, ne hanno da vendere, però bisogna anche poi fare i conti con quello che dice il campo, che il campo in questo momento sinceramente non ci lascia diciamo, ben sperare. Mi auguro che la grande esperienza, ripeto, di Fabrizio Castori possa fare la differenza. A livello soprattutto psicologico, in un gruppo che ripeto, è sì in crisi di gioco, è sì in crisi di risultati, ma secondo me in un impasse mentale, in una confusione mentale abbastanza importante. Se non si riesce a uscire da questo impasse, eh, la, vedo, la vedo dura salvarsi. se qualcuno ha qualche domanda altrimenti possiamo andare avanti se possibile molto veloce Vai, volevo, sì. chiedere, volevo chiedere enrico um, a me è, capit è capitato di vedere il Perugia proprio inizio stagione nella partita di Coppa Italia contro il Cagliari e mi aveva fatto una buonissima impressione che fine ha fatto quel Perugia ma guarda eh... Quel Perugia probabilmente è, è stato diciamo un po' come, come diciamo noi dalle nostre parti un fuoco di paglia, nel senso che c'era ancora anche mh, il direttore sportivo Marco Giannitti, eh, che insomma, a livello di gestione della squadra riusciva a cogliere. Sia le cose positive che le cose negative del gruppo. Poi tu sai bene che i risultati sono la miglior medicina. Eh, noi, per quanto riguarda quel momento specifico a Cagliari, facciamo una buona gara, eh, però poi a causa anche di qualche defezione, a causa del Mercato che poi ancora non era finito. Eh, quando ci siamo presentati a Palermo per la prima di campionato, siamo presentati che diciamo, eravamo abbastanza impresentabili come numero di giocatori e come profondità di rosa. E questo è andato avanti fino alla fine del campionato. La squadra è stata completata eh, praticamente l'ultimo giorno utile. Eh, questo lo ha ribadito Castori anche nell'ultima conferenza stampa quando è stato richiamato ha iniziato a lavorare ad un progetto ad un, diciamo a un disegno sì. di squadra che lui aveva pensato eh, per poter far sì che questa squadra potesse salvarsi perché più secondo me non si poteva chiedere sin dall'inizio eh, però ripeto questa squadra Purtroppo dei problemi strutturali, cioè anche per il tipo di gioco che vuol fare Castori. Non ci sono, secondo me, gli interpreti giusti, come non ci sono gli interpreti giusti per poter fare un ad esempio cambiare anche modulo, come ha fatto Baldini ha provato a giocare con la difesa 4. Questa squadra non ha purtroppo le caratteristiche per giocare con la difesa 4. Deve giocare per forza con una difesa 3, un centrocampo a 5. Dove purtroppo però non c'è un costruttore di gioco, eh, ci sono probabilmente uno-2 discreti interdittori sugli esterni. Fatichiamo maledettamente perché a differenza dell'anno scorso, eh, la squadra giocava con un baricentro molto più alto, le due punte iniziavano il pressing. Praticamente iniziava lì la fase difensiva di quella squadra che l'anno scorso poi ha, ha avuto la miglior, la miglior difesa del campionato, eh, quest'anno purtroppo, per caratteristiche, ad esempio, mm -hmm. non abbiamo una punta come De Luca. E... Ma guarda per, per rispondere Comunque un po' a quello che ha detto Stefano eh, Io ci, ci ho passato lo, lo scorso anno Quando parti, parti sempre bene Perché anche noi eravamo partiti bene Nella partita di Coppa Italia E sembrava l'anno scorso che il Crotone potesse fare Comunque una stagione da playoff Purtroppo poi Quello che sta vivendo Enrique Quello che ho vissuto io l'anno scorso Quando poi all'interno del gruppo Non c'è più l'unione Quello va per i fatti suoi Quello manda a fare in culo l'allenatore Quello comunque Così lo spogliatoio non è unito. Scendono in campo, sì, si allenano, ma non sono sereni e comunque non c'è il gruppo. E quando è questo, puoi cambiare 300.000 allenatori? Perché o cambi tutta la, ro cambi tutta la rosa? a gennaio ma devi togliere dal portiere fino a so, l'ultimo attaccante oppure fai ben poco perché tu cambi l'allenatore si sì, riesci ad amalgamare dei calciatori ma se lo spogliatoio è rotto a meno che non riesci veramente a trovare un allenatore barra psicologo chiamiamolo così difficilmente ne esci da questa situazione e l'ho visto io l'anno scorso ho visto la differenza tra lo scorso anno e questo anno vai Valentino No, io sono d'accordo con quello che dici tu, però stiamo parlando anche di professionisti. Se mi fai questo discorso, mh, mi spiace perché comunque un professionista deve anche lasciare da parte le rotture che nello spogliatoio possono esserci, perché comunque si, si è in gruppo e il gruppo può a volte non andare d'accordo, può avere delle problematiche, eccetera. Però sei un professionista. Quindi, al di là delle problematiche che vuoi avere nello spogliatoio, devi andare in campo conscio del fatto che devi fare il tuo dovere perché vieni pagato per questo. Guarda, purtroppo molte volte non lo fanno perché, se tu vai a vedere quest'anno il Crotone, lo vedi diverso, ti dici, se sei in ma vedi proprio il gruppo che è diverso rispetto a quello dello scorso anno: che i giocatori si aiutano l'uno con l'altro per cercare sì, di portare i risultati Allora, quando scegli i giocatori per una squadra, devi sceglieli in base alle attitudini. Ok, questo va d'accordo con questo, questo va d'accordo con l'altro. Purtroppo scegli una squadra in base a quello che vuoi costruire come rosa per fare un campionato decente, a volte neanche da, da, da alta classifica, ma se una persona deve scegliere la squadra solo perché uno può andare d'accordo o meno con un altro, non parlo più di professionismo, ma parlo di calcetto davanti a, alla parrocchia. Capisci bene quello che ti voglio dire. No, fare. ma quello io l'ho capito bene, però eh, molte volte allora il Perugia parte con delle ammissioni di ripetere il campionato dello scorso anno che ha fatto molto bene con Alvin, ha preso Castori che comunque ci sta. Secondo me non ha una brutta squadra, diciamo. Il problema è che poi quando arrivano i risultati negativi e non c'è più quell'umore che magari quel giocatore si aspettava. Poi lì comincia il giocatore a essere svogliato. A andare agli allenamenti tanto per. E infatti mi pare che mh, sono stati dei calciatori che sono stati mandati, diciamo, messi fuori rosa. Sì, sì, sono stati messi fuori rosa. Angela e Rosi. Eh... Questo dato di fatto e non è neanche un gran segnale però eh, la decisione è stata presa quindi eh, andiamo avanti però volevo dire una cosa probabilmente ripeto il problema del Perugia non è neanche un problema di, 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 di spogliatoio nel senso che poi alla fine sì qualche malumore c'è stato ma è proprio un problema strutturale c'è cioè proprio una squadra nata male, una squadra nata male, assemblata male e soprattutto a centrocampo. L'anno scorso eh, sia con Caserta che con, eh, con Alvini la squadra aveva una determinata fisionomia. Prendendo Castori, decidendo di prendere Castori, cambi totalmente il modo di giocare e a quel punto devi veramente costruire una squadra sul vestito dell'allenatore ma sì. per far questo devi avere la possibilità di farlo cioè, In... è... intanto dalla, Perugia... dalla chat la... ti, rispo... eh. ti rispondono ah, finisci, finisci Enrico no ripeto il problema del Perugia è... È... è strutturale è strutturale perché ad esempio guardate giocando con la difesa 3 vi dico questo, con i difensori centrali che ha il Perugia che poi sono quelli dell'anno scorso se i difensori centrali del Perugia giocassero sull'uomo sull'uomo sul corto come facevano l'anno scorso, probabilmente prendevamo proprio pochi gol come l'anno scorso. Con la squadra molto più lunga come quest'anno, con un centrocampo che fa molto molto meno filtro rispetto all'anno scorso e con attaccanti che sorrestì a tornare e a fare pressing si allunga la squadra grazie quando per il ride ti... genuano tipico difesa, eh. dove vanno i centrocampisti con gli inserimenti o le punte con gli inserimenti delle squadre avversarie si creano quei 15 metri di spazio mm. dove in velocità i nostri difensori centrali essendo lenti bravi sull'uomo, ma lenti quando devono fare quelle rincorse all'indietro <clears throat> sono quelle situazioni dove noi costantemente prendiamo gol come è successo anche anche domenica nell'occasione del primo gol, perché poi ci siamo trovati con la difesa schierata però tagliata in mezzo E l'attaccante si è girata ha fatto gol insomma. E, e, anche, e anche a Reggio Calabria abbiamo preso due gol nella stessa maniera palla da destra verso il centro una alta e una rasoterra in mezzo ai due difensori centrali e lì ci hanno bucato Purtroppo, ripeto, è una squadra nata male. No, io volevo fare rispondere a Valentina, che scrive Croton69, eh, dice: Purtroppo, avere attitudini ed essere professionisti molto spesso non va a braccetto con l'essere ver veri uomini. E sono. Sono d'accordo, ma l'essere vero uomo dovrebbe essere diverso dall'essere un professionista poi sul campo, perché comunque eh, ricevi uno stipendio a fine mese che non è lo stipendio di tante altre persone che comunque lavorano anche tutto il giorno. Non sono neanche d'accordo quando si parla a volte di. A giocatori che fanno coalizioni contro l'allenatore e quindi vogliono navigare contro l'allenatore le trovo veramente cose assurde. So che esistono, sono consapevole, però le trovo assurdità. Mm. Bene, eh, io Come devo sapere se c'era il tifoso della regina. Se mm, no, è arrivato, dovrebbe arrivare, dovrebbe arrivare. No, comunque qua c'è un, anche un'altra cosa. Marchi scrive: Infatti, secondo me, il Perugia a gennaio deve prendere calciatori per il modulo di Castori. Sì, ma lui cambia mezza squadra. Beh... <ride> cioè no, eh... fa... È il discorso che facevamo prima a telecamere spente. Io l'ho detto um, a giusto una battuta perché stavamo parlando di cambio di, 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 di DS, no? Quindi di, di DS, DS sì. Ma eh, cambio il direttore sportivo, ma poi a gennaio ci deve avere il budget giusto se vuoi fare una determinata cosa. E, e non è, eh, a parte quello che trovi disponibile a gennaio, perché insomma non sempre trovi quello che eh, alla fine un allenatore ha, ha, ha necessità oppure vede diciamo così, per eh, mettere in campo le sue idee ha bisogno magari di cambiare giustamente come diceva Enrico, non mezza squadra ma magari insomma buona parte diciamo 4 5 forse 6 innesti voglio dire a gennaio fare una cosa del genere non è facile eh, bisogna trovare bisogna trovare i giocatori bisogna trovare avere il budget giusto cioè ci vuole occorrono occorrono tante tante cose io credo no eh, di una battuta ecco vai Enrico intanto no, saluto qual... saluto Cartal che dice che lui sul Perugia stende un vero pietoso ciao Cartal ciao mm. ma eh, sì poi il discorso ehm... Poi bisogna vedere come ci arrivi a gennaio, cioè, poi tu vai a fare calciomercato, ma se ti ritrovi con 10 punti a gennaio, chi ti ci viene? Il problema è anche quello, cioè ci sono tante dinamiche, tante. Io quest'anno, ripeto, poi lascio la parola agli altri perché mi sembra doveroso, io quest'anno quando dicevo ragazzi, <coughs> quest'anno è importante partire bene perché se ti ritrovi in questo campionato, poi sulle ultime posizioni, le prime 6-7 partite, poi è dura risalire perché qualitativamente è un campionato di serie straordinario, secondo me. Eh, ma ripeto, forse, forse, e dico forse, Perugia si può salvare solamente se a livello tattico, fuori casa, dove non deve costruire gioco trova squadre che lo attaccano e gli lasciano spazi aperti in mezzo al campo. Allora lì il Perugia può fare dei punti. Se no la vedo dura. Se trova nelle squadre come gioca il Cittadella domenica, è, per il Perugia è durissima, fa punti, ma proprio dura, 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 dura. Poi tutto può succedere, eh, per, carità, per carità, per ognuno questo momento, secondo me, è questa la situazione. Um, bene, detto questo, intanto che no, Valentina, intanto che aspettiamo l'arrivo del tifoso della regina, io andrei a vedere quello che è successo con il Cagliari. Cagliari, o, che cosa, rispetto a quello che diceva anche Enrico, della vai, vai. situazione appunto di vari cambi così. Uh, è un po', cioè di gol presi uguali un po, come, è un, po co, è un po' come quello che è successo al Como uh, faccio l'esempio di Modena dove il Como prende 4 gol da 4 calci d'angolo e non si capisce il motivo anche perché proprio col Perugia uh, Longo decide di cambiare uh, Ghidotti uh, con Vigorito per non fargli soffrire una pressio la pressione di una partita fondamentale come quella di Perugia per fondamentale per sollevarsi in classifica col Perugia sì, eh, Vigorito non è che fa male ma eh, dopo si vanno a vedere le statistiche il Perugia non ha tirato neanche una volta in porta mai, ha fatto un tiro in porta ma è quello che dicevo Quindi, prima eh, Vigorito sì, bravo Uh, peccato, cioè, peccato che non gli ha dato neanche un pallone, quindi bravo, sì, sei in pagella da no? spettatore della partita. Uh, col Modena deve intervenire e già dal primo gol si vede che non lo fa. Quindi il portiere probabilmente, e poi lo si è visto anche a, Par a, a sia il secondo tempo col Benevento che a Parma, che sicuramente è molto meglio Ghidotti, perché la parata che ha fatto Ghidotti uh, al, al giocatore del Parma è veramente una gran parata uh, quindi uh, secondo me bisogna dare un occhio dunque alla difesa uh, non capisco perché ad esempio uno come Delli Carri che l'anno scorso ha giocato a Salerno tutto il girone di ritorno ha salvato la Salernitana in Serie A dove sta in panchina zero minuti giocati da a, dopo 11 giornate dico se abbiamo un problema evidente difensivo, che si prendono sempre gol, proviamo a cambiare questa benedetta difesa. Se il problema è far giocare Fabregas, no, giochiamo con un 3-5-2. Comunque, Delicare è abituato a giocare in una difesa 3. Quindi, si prova. già che il campionato sta andando male, usa questa, queste sconfitte per trovare la quadra invece pur di gi girare 2 tre giocatori che può essere benissimo anche solo per turnover <coughs> scusate eh, io non vedo altro per il momento poi magari la ragione ce l'ha a lungo che già da, da Venezia comincerà a ingranare però se, secondo me quando prendi dei gol uguali parlo ad esempio appunto di Modena qualcosa di, di veramente sostanzioso devi cambiare e, mm, mi rifaccio al discorso che hai appena fatto, il 352, io, ma ah, così la butto lì, eh, è giusto per ricordare che il 352 presuppone che le ali debbano fare un lavoro sacrificante, cioè ti deve avere due ali che riescono a fare la spola per 90 minuti, ecco perché... Serie B, talvolta ma anche in Serie A. Il 352 viene scartato. Poi ci sono stati dei, uh, de delle, degli anni dove il 352 ha dato, e l'hanno adoperato anche in Serie A, ha dato risultati fenomenali. Ma perché? Perché hai delle ali veramente all'avanguardia, diciamo così. Perché sì, sennò facendo... altrimenti, vai, vai. Cazzi, il 352 è. Cerze Cosmi, sette anni in Serie A col Perugia, ha fatto scuola, però andate a vedere gli esterni del Perugia di quegli anni, uno Bravo. era grosso, l'altro era, era Rapaic, Zemaria, tanto per fare tre nomi, insomma, Bravo. gente che ha fatto i mondiali sempre, quindi eh, parliamo cioè, di, cioè, di altri livelli. Di altri livelli, ma, ma non per dar contro a quello che hai appena detto, no, eh, no. altro. Cioè, no, è no. una valutazione che devi fare attenta perché se, no, se non hai questo punto di forza il rischio è di prendere un'imbarcata questo è il discorso no, no, vabbè. sono d'accordo, però comunque In il Comune, carità. Blanco, uh, Ciaia Parigini e Iovine come ali e anzi a Care, Kerrigan si è fatto male quindi anche anche Chaia è fuori qualche settimana però è, a parte quello comunque effettive ha anche quelle tra l'altro ha, ha anche Gatto che è fuori da, da un bel po per infortunio però comunque è, è un'ala sinistra a tutti gli effetti quindi sicuramente e se, se qualcuno ha, ha avuto modo di vedere come un benevento eh, i primi 28 minuti che è stato in campo Chaia eh, sicuramente ci ha dato veramente un impatto de devastante alla partita però ragazzi, sì, ragazzi. allora a questo punto forse è meglio 4-4-2 però sicuramente se anche per dire Blanco e Parigini giocassero nel loro ruolo naturale sicuramente migliorerebbe la situazione ragazzi io andrei avanti perché vai Valentina, vai Ragazzi che sono qui, magari altrimenti sembra brutto che poi non parliamo affatto di, di loro. Io non so se è arrivato Vincenzo o, oppure ancora no, perché non, non riesco a vedere se ci sono tutti. <coughs> se non è ancora arrivato Vincenzo, Sandro, io ti proporrei di analizzare la partita del Pisa no, perché così poi i figli e non parleranno insieme, altrimenti magari poi dobbiamo riprendere il filo del discorso. E poi recuperiamo Vincenzo e vediamo ci arriva. Eh sì, 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 sì. Ho chiamato. Vai, a, a posto. <ride> allora, ci sta... non so. Sente, non ci sente. Eccolo, eccolo qua. Ciao, okay, buonasera. Allora, vale. ciao, Allora, Valentina, okay. vai, analizziamo pure Cagliari Regina a questo punto subito. Sì. Ciao, no, possiamo fare Cagliari e Regina anche perché abbiamo due tifosi del Cagliari, giusto? Giusto. Ok, allora io partirei dal Cagliari, visto che sono in superiorità numerica. Di solito si parte da chi è svantaggio, però io parto da loro. Oh, wow. Chi vuole può cominciare. Ok, grazie a sé. Ehm... Non voglio fare autocelebrazione, però settimana scorsa io qua lo dissi, nel senso da Cagliari-Regina mi aspettavo poco, nel senso, anzi non mi aspettavo niente e partivo già deluso. E infatti così è stata una partita che il Cagliari ha avuto, secondo me, la sfortuna di passare in vantaggio fin da subito, con un gol, un po' di rapina a metà tra un gol e un fallo di Lapadula, e, e dopodiché pressoché il nulla. Non, Cagliari non ha fatto assolutamente nulla e continuano le prestazioni molto dubbie, usiamo questo eufemismo, molto dubbie del Cagliari che, che stanno facendo scivolare. Squadra in una, in una parte di classifica che rischia poi di passare nell'anonimato. Molti nell'ambiente Cagliari si stanno incominciando ad allarmare perché è più vicina alla fase, eh, cioè più vicina alla parte sotto della classifica piuttosto che a quella un po' più importante. Sono discorsi che ci possono stare, però rimaniamo nell'ottica comunque che questo è un campionato abbastanza strano. Eh, nel senso di circostanze c'è un mondiale di mezzo quindi molti giocatori se ne vanno un campionato che è cominciato con praticamente quattro giornate il calciomercato aperto nelle quattro giornate siamo solo all'undicesima ci, ci sono milioni di discriminanti però eh, l'unica nota importante di questo Cagliari è che anche quando ha vinto non ha mai convinto mi scuso se sentite delle urla, evidentemente ha segnato la Roma. E... Non, non, non andiamo avanti, non andiamo avanti. Anche quando si fanno dei punti, è un Cagliari che lascia molto a desiderare. Staremo a vedere, staremo a vedere se Liverani sarà di nuovo l'allenatore del Cagliari, se continuerà ad esserlo, sarà a vedere se, se ci sarà un avvicendamento in panchina sta di fatto che bisogna dare dei segnali sul campo, segnali netti che portino la squadra, non dico a fare punti perché ci sta anche non salire subito al primo anno, ma che alla fine della partita ci possano far dire ok sono fiero di quello che hanno fatto i ragazzi, per il momento non è mai capitato. Doppio parere, sentiamo l'altro parere così poi se qualcuno vuole fare domande poi sentiamo anche Vincenzo adesso sono abbastanza d'accordo dicevo per quanto mi riguarda sono d'accordo con uh, sono d'accordo con Miro um, uh, mi aspettavo di più dal Cagliari in questa partita qua perché um, abbiamo bisogno di, di punti per risalire un po' la classifica visto le partite precedenti dove non abbiamo per nulla cioè per, non, per nulla no ma comunque non abbiamo ho fatto i punti che dovevamo fare, quindi mi aspettavo di vedere un, un, altro, un altro tipo di, di partita. Insomma, eh, Regina, che comunque è un'ottima un un squadra che ehm, ci ha messo anche in difficoltà sia nel primo tempo che, che, nel, che anche nel secondo, eh, dove comunque. Ehm, Abbiamo abbassato tantissimo la, anche il baricentro, abbiamo un po' subito quella che è la, che è la, la regina. È ehm, un'occasione comunque per, per fare punto, un'altra occasione persa. Non mi sono piaciute alcune decisioni anche da, da parte della panchina nel senso... Nei cambi dove avrei fatto un altro tipo di scelte, altri, altri tipi, un altro tipo di cambi, anche per quanto riguarda i ruoli tra chi entrava e chi usciva, perché a pochi minuti dalla fine della partita, dove in una partita che devi vincere, non puoi, <coughs> cambiar, non puoi cambiarmi una, un difensore per farmi entrare in un altro difensore. In una partita che comunque stai perdendo e devi vincere, non ho capito quel cambio là. Eh, speriamo comunque già dalla prossima di, di cambiare questo ruolino di marcia perché il Cagliari, diciamo che, um, che ha le potenzialità per farlo, e non capisco tante volte perché non le adoperi. Mm. Eh, se eh, io passo la parola alla, al nostro amico della regina per la, la sua analisi si sì, mi sentite si sì. sì, vincenzo ti sentiamo allora sì ehm, diciamo che è stato fatto un passo avanti rispetto Sicuramente le ultime tre uscite di Modena, Parma e Perugia, Portogallo, eh, la Regina si è vista un'altra squadra. Sicuramente, non che a Modena e a Parma eh, non meritasse diciamo, un risultato positivo, perché comunque, anche se perso nelle, nelle due trasferte tra Modena e Parma, eh, non meritava di perdere. però il calcio è questa, la Serie B la conosciamo. E sicuramente col ha è stato fatto un adevole passo avanti perché comunque si è vista un'altra regina rispetto, specialmente alla partita col Perugia. E sicuramente Zachi ha dato un'altra ha cercato di diciamo, resettare un pochettino quello che è successo col Perugia e ha, e ha dato diciamo, una, sua... una sua identità che... che era quella di iniziare subito. Eh... In modo importante col Cagliari. Non è stato così perché, comunque, subito a freddo ha preso quel gol iniziale di La Padula. Nell'unico, credo, eh, possono concordare gli amici di Cagliari. Nell'unica occasione che il Cagliari ha, fatto, ha creato nel, durante la partita perché poi non ho visto altre occasioni da parte del Cagliari. E la regina, la regina è stata brava a reagire comunque a giocare per 90 minuti. E, e onestamente, poi. È andato anche vicino più volte al 2-1 al vantaggio che, secondo me, alla fine avrebbe meritato perché rispetto al Cagliari ha prodotto e ha fatto qualcosa sul piano eh, del gioco, sul piano atletico. e Su, su, su ogni, ogni cosa. Quindi c'è cioè, questo un po' di rammario, perché comunque poteva eh, anche diciamo portare portarsi la partita a casa. Eh, però è un punto comunque importante per una squadra sicuramente importante che che non è un caso che comunque merita di lottare per le zone alte della classifica e non è facile fare il risultato sul campo del Cagliari, perché posso assicurarla a tutte le altre squadre che non è, non è facile, perché comunque il Cagliari, nonostante questo periodo di difficoltà, comunque ha una, una buona struttura tecnica e tattica. E spero che possa realgiarsi nelle, nelle partite future, e noi speriamo di poter continuare così, specialmente nella prossima partita con, in casa contro il genere lo dissero. Da che parte risiedeva questa analisi di Vincenzo che meritava la regina di vincere? Sono d'accordo, sono d'accordo, sì. sono d'accordo, sì. Io ho una domanda dalla chat che fanno al Cagliari, dice Mark. Eh, Liverani sta facendo male perché è ancora scosso per la morte della moglie o perché la squadra non lo so che più dice. dice. come mai sta facendo così male? Eh, se se c'avevo pure io, se sapevo la risposta, stavo già a Caio e a di là a tutti. Però purtroppo non sono il depositario della verità, quindi mi baso su, su mie idee o, o mie illazioni. Io ritengo che sicuramente Liverani è artefice anche lui quelle che sono le carenze del Cagliari ma non è lui l'artificio più importante eh, c'è dietro tutta una gestione societaria tutto un ambiente proprio societario che sta, sta facendo crollare nel baratro il Cagliari quindi sicuramente avrà influito anche quello però come ho già detto anche la scorsa volta non penso che Liverani sia stupido se sa che sì. non è in grado a livello emozionale di poter gestire una squadra specialmente dopo un lutto simile, sono abbastanza fiducioso che tu abbia perlomeno eh, l'idea di farti da parte per un, momen per un momento, simil Gattuso con il Como e, e dare spazio ad altri, perché comunque eh, gli obiettivi del Cairo in Serie B non sono, quel non sono di certo quelli per cui stiamo combattendo adesso, quindi. Diciamo che ad oggi oh. il Cagliari sta fuori dalla zona diciamo playoff. Ma il campionato ovviamente è lungo. Però, se il Cagliari vuole quantomeno disputare i playoff, deve cambiare allenatore. Mi dispiace per Liverani che ha fatto molto bene a Lecce. Però ad oggi secondo me ci serve tutt'altro allenatore. Se lui non ha più quella grinta, si sente di, di non dare il 100%. Io cambierei e virerei su altri allenatori. Io uno su tutti che andrei a prendere è Andrea Zoli. Cioè, adesso che è libero. Se il Cagliari ho vuole un veramente talento, tu. cosa? Il talent scout, puoi fare il talent scout di allenatori. Tu, sì, faccio il talent scout di eh, allenatori. per tutti possiamo fare un programma. Allenatori per tutti by Valex. Sì, infatti. perché tu hai solo allenatore per ogni squadra. Ma io Vero? comunque io vedo un po' le squadre e associo un allenatore per quella squadra. Perché per me Andreazzoli momentaneamente libero. Farebbe molto bene a Cagliari. Ci sta come ragionamento, però devi augurale. vedere anche se il Cagliari o un Andrea Soli richieda un ingaggio importante e se il Cagliari è disposto a dare quell'ingaggio. E che ingaggio fai? Il è la parte meno importante, perché comunque la reale proprietaria del Cagliari è un'azienda che si chiama Floorcid, mm. comunque ha un utile netto annuale di 500 milioni di euro. Cioè stiamo parlando di mezzo sì. miliardo, quindi comunque. Eh, problemi economici a Cagliari per quanto li possano fingere non ce ne dovrebbero essere stando comunque ai vari bilanci. Il problema Vale. Eh, è Andrea Zoli potrebbe essere un ottimo nome in quel di Cagliari. Te lo dico: papale papale. Noi eh, abbiamo bisogno, perlomeno, il Presidente ha bisogno di persone che si fanno mettere. Diciamo, eh, gli attributi in testa, mettiamola così: di gente che, yes, men. Il Cairo ha bisogno di yes, men. quello meno, eh, persone che, 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 che dicono va bene capo, va bene tutto. Esatto, esattamente. Per Reazioni non è, così. È, è, è lo stesso problema di Perugia. Uguale, esatto, esattamente... Che io, poi, che, che io poi se comunque il presidente vuole salire seriamente io farei l'accoppiata Sabatini con uh, Andrea Zoli F io farei poi il presidente farà accoppiata con Pippo e Franco cioè per dire un'accoppiata che farebbero il 99% dei tifosi del Cagliari te l'assicuro me incluso però... però non si può fare il... Ti aggiungo anche questa cosa inerente al discorso di Liverani, poi do la parola a Stefano. Eh, Liverani, ribadisco che non è uno stupido, non è una persona stupida. Liverani ha già avuto Mancosu in squadra a Lecce, sa che tipo di giocatore è, sa quali sono le caratteristiche e sa qual è il suo ruolo. Anche i Sassi sanno che Mancosu è un trequartista. Se Liverani ha già giocato con Mancosu in un 4-3-1-2 e conosce il giocatore è possibile che a Cagliari Mancosu viene schierato, viene schierato come ala sinistra in un 4-3-3 è assurdo è impossibile che sia Liverani a dare questa scelta tattica perché è proprio impraticabile come opzione perché se il tipo di giocatore è Mancosu sa l'età che ha, sa qual è il suo ruolo perché lo schiera dici che il presidente che fa la squadra è un po' come a Perugia esattamente o come a Cosenza? Beh, qua abbiamo più presidenti allenatori che allenatori esatto. <ride> in panchina Alex. Non penso proprio, a ah, Cosenza. Il nostro presidente può capire di tutto, ma sicuramente non di calcio. A ah, posto a posto, come tanti presidenti, mettono solo i soldi. A volte manco ne hanno tanti da investire. Quindi insomma arronzano. Tu Stefano vuoi rispondere un attimino? Okay. Molti anche leggendo sui vari social i tifosi del Cagliari, danno grandissima parte della colpa di questa situazione a, a Liverani alcuni alla società ma la grandissima parte è a Liverani e sono d'accordo con quello che dice Milo secondo me non è il maggior responsabile ovvio ha delle colpe anche lui ma io dico sempre mm ma vale questa regola vale per il Cagli e per tutte le altre squadre del, mo del, del mondo. Quando le cose vanno male, la colpa è eh, di tutti. Poi possiamo discutere chi ne ha di più, chi ne ha di meno, ma la colpa è di tutti, non di solo tutti. del presidente, non solo dell'allenatore, ma la colpa è di, eh, è di tutti. Sta comunque al gruppo, al presidente, all'allenatore uscire da questa situazione a questa situazione qua perché il Kali in questo momento ne ha veramente bisogno. Comunque volevo fare una, una domanda giusto brevissima al ragazzo della regina visto che la regina non vince da tre partite mh, come mai? Mh, diciamo un periodo no? Oppure c'è qualche problemino che potrebbe ripetersi diciamo la stagione, quello che è successo lo scorso anno, ovvero l'essere primi in classifica e poi mano a mano scendere? C'è eh, Vincenzo, se vuoi. la domanda hai fatto. Sì, sì. Non ti stavo sentendo. Qual è la domanda? No, la domanda ne è. Di imparso, tu. <ride> no, la mia domanda è. No, un attimo di Stato, non so se non pensavo di fare questa domanda a quella di Gagliari. No, 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 Se ti ho chiesto. Visto che il Cagli, eh sì, il Cagli è buonotte, visto che la regina non vince da tre partite, secondo sì. te è un periodo no? Oppure potrebbe ripetersi quello che è successo lo scorso anno, ovvero comunque essere i primi in classifica, tanta gioia, tanto entusiasmo, e poi magari scendere di posizione in classifica? L'anno scorso non mi pare eravamo questo livello della regina non fosse questo livello. Era, forse dovete avere il Cagliari, sicuramente meno male. Quinta, sesto, ma non è mai stato nei primi due o tre posti l'anno scorso. E, comunque penso che sia solamente un momento perché comunque eh, non bisogna dimenticarsi che la regina è partita in ritardo di condizione rispetto a tutte le altre. Quindi. Uh, ci sta anche un, un calo a livello fisico a livello atletico e anche un carico uh, fatto nell'ultimo nell nell mese da parte della di Zaghi e, e quindi io penso che sia solamente diciamo un periodo anche perché comunque già si è vista rispetto alla partita di, di Perugia una regina un po' meglio messa in campo anche e anche a livello di tenuta fisica, comunque, trutto stanno ritornando anche dei giocatori importanti che comunque sono mancati inizialmente. Mi riferisco a Obi, che sicuramente sarà un valore aggiunto a centrocampo. E, e penso già, dalla gara con il Genova, si potrà vedere una, una regina ancora più migliore. Io vorrei avere l'ottimismo di Vincenzo. ma lo auguro mi auguro adesso che con il nuovo allenatore possa riprendersi il senza un attimino dai vieni a fare compagnia il prossimo anno chi va Alex? Eh, tu eh, non penso Vincenzo ma scusa ma che vuoi da me? Ma lasciami stare dove sto, che sto tanto bene. Poi comunque magari sali tu, no? Invece di scendere io. Ah sì, giusto. Andare giù è più brutto, salire è meglio. Mm. E comunque, detto questo, io passerei alle ultime due analisi perché comunque l'ascoli non è arrivato, giusto? L'ascoli non ce la fa venire. E allora, niente, lo sentiremo la prossima volta. Sandro, facciamo eh, chi dei due? Tanto siamo, abbiamo gli stessi punti, caro, quindi possiamo giocarcela. Ma guarda, io per cavalleria lascio, allora. lascio a te e poi vado io. Tanto non cambia niente. Vai, vai, Valentina, vai. Anche perché c'erano alcune, alcune domande che poi dopo l'analisi ti faccio, che facevano dalla chat per te. Guarda. Scusate, ho tutte le domande del mondo perché in realtà c'è poco da dire quindi posso rispondere a tutte le domande perché l'ennesima sconfitta quarta consecutiva che ha portato all'esonero di Dionigi abbiamo aspettato Devi... così no ah, per quale aspetta un attimo che aspetta, mi sa aspetta, che Enrico Valentina, deve andare Enrico, le... no ragazzi io dovrei salutarvi perché domani mattina devo svegliarmi molto presto grazie sì, no, mille non, mi saluto, vado, vado a riposare va benissimo ciao Enrico, ciao Enrico grazie. Ciao. grazie ciao buonanotte ciao ciao buonanotte, buonanotte. Wow. ok poi okay. Valentina stavo dicendo dopo la disfatta col Frusinone si è deciso di eh, esonerare Dionigi quando già nell'aria c'era questa quest idea dalla, dalla settimana precedente non ho capito la scelta di dare la possibilità tra virgolette un'altra settimana perché secondo me poco cambiava anche se avessimo vinto io credo che la situazione sarebbe rimasta invariata quindi io questa scelta già non l'ho concepita e non l'ho capita poi abbiamo avuto una settimana tra tribolata perché tutti gli allenatori che si dice poi non so se sia vero siano stati contattati hanno rifiutato di venire a Cosenza come se avessimo qualche malattia che non si capisce quale sia anche se io poi non credo a tutti i nomi che sono stati eh, menzionati, non lo so, adesso abbiamo questo allenatore che in pochissimi conoscono in quanto ha, eh, non ha esperienza in Serie B, eh, sicuramente è una scommessa, probabilmente non ci potevamo permettere una scommessa in questo momento, ma un allenatore che doveva dare forse qualcosina in più. Uh, anche perché si sono viste poi col passare del tempo le problematiche della squadra e quindi uh, dovremo correre ai ripari anche sul mercato. Insomma, avevamo cominciato bene, eh, ma anche quest'anno soffriremo fino alla fine come ogni anno. Diciamo che c'era una cosa da fare per me, non esonerare l'allenatore, ma non prendere proprio lui e non esonerare direttamente Bisoli. Bisoli andava a rinnovare il contratto perché abbiamo visto che al Sud di Troll ha dato uh, diciamo, un, una squadra diversa con giocatori veramente scarsi, comunque non ha una rosa lunga il Sud di Troll eppure sta, sta dando filo da torcere a un sacco di, di squadre, perché se, se vai a vedere eh, certo riesce... Sì, riesce a fare comunque tanto con, con poco e, e secondo me il cosenza se voleva diciamo continuare se se presente capiva veramente di calcio ti, è, ti aumento comunque il contratto che poi non aveva chiesto chissà quanto Mi nascono proprio da questo da problemi contrattuali mm -hmm. ma uh, al di là del fatto che io neanche sono a di bisoli allenatore, però, se devi scegliere un allenatore che vuoi cambiare almeno vai per il meglio. Non prendere un allenatore che ha avuto esoneri e questo è l'ennesimo, perché è normale che puoi rischiare di, di fallire. Quindi arrivato a quel punto era meglio tenere bisoli, sono d'accordo con te, altrimenti si doveva puntare ad un allenatore diverso, con più esperienza, magari inizio campionato, un allenatore accetta in una condizione del genere Brava. magari sai, uno non vuole mettere a rischio la propria carriera quindi capisco anche le scelte di chi ha rifiutato, di chi magari ha chiesto un budget più alto e non l'ha guarda, mi pare che comunque anche sono stati contattati agli etti e mi pare stellone, capisco comunque che anche avranno... Zeman, anche Zeman. Ci arriva non di... solo se arriva a rifiutare Zeman o c'è qualcosa che non va veramente oppure... Da quello che ti posso dire io, Zeman ha chiesto 150.000 euro più rinnovo automatico in caso di salvezza e il presidente... 150.000 euro ragazzi. Eh. Credo che abbia avuto anche contatti con uno stellone, con Breda. Sì, Breda, buono l'avevamo già quasi data per fatta invece poi alla fine non si è fatto nulla insomma. poi ovviamente i nomi che vengono dati non sono mai secondo me tutti veritieri ma qualcuno viene infilato lì giusto per mm. intanto qui dalla chat ti chiedeva Mark eh, la mia domanda è perché le prime partite l'allenatore ha fatto bene e poi ha fatto male come mai? che è successo? No, io non penso che alle prime partite l'allenatore abbia fatto bene e poi ha fatto male. Io penso che all'inizio si creano delle situazioni diverse rispetto al, al dopo: nel senso che inizialmente, magari ti trovi davanti delle squadre che ancora si stanno impostando, perché comunque l'inizio del campionato è sempre abbastanza squilibrato. E poi man mano esce fuori il, velo, il vero valore della squadra Invece le lacune di quelle che questo valore non ce l'hanno Quindi siamo stati fortunati all'inizio Magari abbiamo fatto leva su difficoltà che invece le squadre potevano avere Ora è uscito quello che è realmente sì. Cosenza Una squadra che ha delle problematiche Perché se tu non attacchi, non segni non, non se la squadra forse in, in attacco mi, mi pare che sia la peggiore squadra in attacco e hai un, un, un portiere che secondo me non andava assolutamente confermato come primo portiere ma bisognava trovare un portiere d'esperienza perché adesso ci troviamo che lui ha un momento di crisi e quindi dobbiamo fare leva su un, un portiere che non ha assolutamente esperienza eh, in cadetteria insomma quindi penso che derivi anche da questo non penso che prima faceva bene e poi faceva male no, no non siete messi male a livello di gol fatti perché comunque quella che ha messo male è il Perugia solamente con 8 gol eh, non, non mi ricordavo qual, è, qual era la peggio ma comunque siamo lì intanto poi qua c'era un'altra domanda che ti faceva Croton la prendo subito Croton69 eh, se fai parte di, di quella parte di, di, della tifoseria che vede negativamente l'arrivo di Viali allora io non faccio, cioè io tra, da una parte faccio parte della tifoseria ma dall'altra no perché comunque sono tra gli addetti ai lavori e quindi devo essere, essere neutrale. Poi tra l'altro io penso che una persona debba avere almeno il, be il beneficio del dubbio. Sicuramente è un allenatore che non ha esperienza, da questo dobbiamo dirlo. Mm. E la tifoseria è vero, non è assolutamente favorevole a questo arrivo perché voleva qualcuno magari con più esperienza, però è giusto dargli una possibilità perché ci sono degli allenatori che poi esordiscono e magari hanno una buona annata. Chi lo sa. Uniamo anche la fortuna del nostro Guarascio sì. Io guarda, prima ho fatto nomi per tutti In banchina, però per il Cosenza non saprei Che nome fare, perché non c'è Progetto, non c'è progetto Né a Cosenza né a Venezia E quindi lì mi trovo in difficoltà a di dire Potrebbe andare questo, questo allenatore Io l'unica cosa che posso dire Avrei riconfermato allenatore dello scorso anno punto, Perché se lui ha fatto bene Ti ha salvato le chiappe, delle, le chiappe Diciamo e Tu dovevi rinnovargli il contatto, perché l'anno scorso se non fosse arrivato Bisoli il Cosenza veramente rischiava e quest'anno si sta mettendo in quella situazione perché voglio vedere poi che fai suonare lui per poi riprendere l'allenatore prima o ne prendi un'altra ancora è eh, stato... un allora Alex poi ti dico questo e chiudo e vado a stando sì, sì, perché sì. Mh, altrimenti poi si fa tardi sì, sì. Io penso che quando una squadra decide di, una società, in questo caso decide di, di esonerare l'allenatore, quantomeno deve avere già il sostituto. Bra. Noi siamo stati con un allenatore esonerato e il sostituto che ancora non c'era. Quindi il rischio era quello di non trovare il sostituto e rimettere Dionigi dopo due giorni sulla panchina. Vabbè, ah non, la... non avete quello della primavera? Ho capito, ma puoi dare in mano la squadra all'allenatore della primavera e far lui tutte le partite? Mm, potrebbe far bene, chissà. Così proprio ti vuoi autodistruggere? Vabbè, ma io mo questo non lo conosco. Fa, potrebbe far bene, me lo, me lo auguro per voi, però. Intanto Croton ti dice che non è sicuramente un attore che riscalda la tifoseria, ma magari farà cose importanti. E poi ringrazio per il forward a Matta 96. Anzi, un nome io ce l'avrei, che è un ex Cosenza. Che mm -hmm. modesto che abbia avuto lo scorso anno noi, se lo volevi è libero. ho letto che avevano contattato anche lui. Potrei dire una fesseria, ma ho letto che avevano contattato anche lui. Io non l'ho menzionato nei miei articoli perché non, non sapevo nulla della trattativa. però eh, avevo letto che anche lui era stato menzionato. Se prendevi lui, ti, davo, essere... il ben... Se prendevi lui, ti davo il benvenuto in Serie C. Eh? che, io, yeah, io, la... che io, sappia, io sappia ma adesso non è stato contattato da Cosenza anche perché so che sia sotto contratto ancora attualmente con il Prodone, eh, mm, eh. che non ha chiesto neanche scusa non ha fatto neanche la lascia perdere se no lo insulto passiamo allora, avanti vale. non con il Cronodone, quindi non penso proprio che Cosenza l'abbia contattato ah, a me lo Corascio qualcosa di buono lo fa ormai Valentina so, se secondo lei, lei si aspetta una risposta importante del potenza oh. Pisa. io purtroppo non ti so rispondere perché avendo cambiato l'allenatore E soprattutto così irritante no 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 me lo auguro perché se non vediamo cambi di rotta saremmo già alla quinta sconfitta consecutiva. Eh, anche perché la squadra, se vuole dimostrare che non era con Dionigi e che, che era contro Dionigi, ha il modo adesso di dimostrarlo. Sarebbe so. triste pensare questa cosa, però d'altra parte c'è un Pisa che. Credo che non farà sconti perché è un po' è risalita adesso, quindi sono sicura vista... che non sarà una partita affatto semplice. Guarda io l'ho vista col Benevento, posso attaccare solamente il piso e Benevento ha messo il pullman. veramente l'ambiente più sereno rispetto all'ambiente che c'è qui a Cosenza. L'ho dimostrato anche il fatto che col Frosinone e al San Vito erano veramente in pochissimi. Io non c'ero perché ero fuori ma erano... 3.600 circa, quindi veramente una cifra bassissima rispetto ai nostri spettatori. Intanto, saluto Testamatta96 che dice Forza Scuola, e Croton dice no, Modesto, Modesto. sarebbe stato. Modesto... Io me lo auguro di vero cuore, altrimenti soffrirò oh. fino alla fine come ogni anno. Intanto... E anno, il Paradiso ci salverà. Intanto saluto Testa Matta 96 che dice Forza Scuola e poi Crota 69 che dice Ma adesso sarebbe stato il traghettatore per la C. Quindi avete fatto bene a non prenderlo perché vi sareste dato la zappa sui piedi. Non porta gioco, non porta entusiasmo, non, porta, non fa gruppo, non fa niente. Quindi è inutile. ce cioè lo puoi mettere lì. Tanto per figurina, ma alla fine speriamo che questo allenatore sia il nuovo bu Guardiola e vi porta in Serie A. Eh, vabbè, ricordi ora ce n'è. uno. Detto questo, io andrei a Sandro. Beh, che sarà il prossimo? Siamo, sì. E niente, a partita col Benevento è stata io ero, ero, ero giù. Quindi partita dal Benevento è stata una, una bella partita, un Benevento nervoso, un Benevento che aveva paura di di venire avanti, un Pisa che aveva timore lo stesso di venire avanti, quindi primo tempo c'è stata un'occasione per parte, quindi quella di Touré poi è andata male, Gliozzi gli ha acciccato la palla e Beruotto ha preso una traversa. Di contro il Benevento ha fatto due tiri, niente di più, la partita si è conclusa dopo la, la traversa di, di Beruotto e niente, quindi le due squadre poi... Cannavaro dalla panchina gridava proprio di, di tenersi indietro e di chiudere gli spazi quindi segno evidente che il Benevento non aveva, non aveva poi tutta questa grande voglia di venire avanti di dare spazi e di cercare di affondare il colpo per vincerla è un Benevento che secondo me avrebbe avuto cioè io voglio dire io sono in questa condizione un Benevento insomma provo tutto per tutto sono in casa non è stato così, il Pisa non ha trovato spazi e, e di conseguenza non ha trovato spazi neanche il Benevento, perché è rimasto, rimasto diciamo così, ai paretti e voleva strappare un pareggio. E il pareggio è stato, ma io l'avevo detto, se vi ricordate anche giovedì scorso, detto, se verrà, e quando c'era stato l'amico del Benevento, no? Sì. E io dissi che la partita sarebbe finita in pareggio. E il pareggio è stato. Ma non perché faccio vedere perché per carità di Dio, ma era l'evidenza dei fatti: l'evidenza dei fatti perché il Benevento a questo punto è messo male in classifica. E sicuramente un'altra sconfitta gli sarebbe sarebbe, secondo me, stata ancora, ancora peggio. E quindi quelli che sono in basso e che va, viaggiano. Queste condizioni cercano di, di tirare e fare, fare i sì. punti il più possibile, quindi anche i pareggi sono considerati risultati utili, anche se sapete benissimo che io non li considero tali. Li considero tali quando te su cinque partite ne, pare, ne, ne, ne vinci tre, ne pareggi una, ne perdi un'altra, e allora sei un risultato positivo. Risultato utile, altrimenti un punto non è, serve né all'una né all'altra. Quando uno sta in condizioni, diciamo così, con, con il gancio alla gola, ma siamo sempre alla nona, eh? quindi il problema del Pisa è stato fondamentalmente Maran. E non mi scorderò mai di ripeterlo, dove su sei partite, questo allenatore, questo pseudo allenatore, ci ha fatto fare due punti. Quattro io... sconfitte e due pareggi. Io posso, vai, vai. posso dirti comunque che ho visto Gen. un po'. La partita, dico che il pista, secondo me, meritava la vittoria. Ma meritava la vittoria, al di là che comunque, no, io ti dico perché a Benevento non ha fatto nulla. Si vedeva che aveva paura di attaccare perché se attaccava il Pisa segnava, questo era evidente. Ha messo il Puma davanti alla porta, facendo così però non ti salvi, perché porti un punto a casa, però non esci da quella zona di classifica dove dici oh, ci ho provato, però non sono riuscito a fare nulla. Cosa che secondo me il Pisa meritava, io dico che meritava la vittoria perché le occasioni le ha avute. E quelle poche che, che ha potuto fare perché il Benevento stava tutti dietro. Ho visto, il, ho visto veramente la paura nei calciatori quando avevano palla, cioè proprio la paura ne si vedeva nei calciatori. Eh. Sì, sì, ma io ti confermo in, in piano quello che hai detto alla fine. Se andiamo a vedere la classifica, eh, cosa, cosa ha dato questa partita? Benevento, niente perché Benevento doveva, secondo me doveva scendere in campo e, e giocare a, a campo aperto, a faccia face to face. no come si dice e poi come andava andava alla fine o 6 a 10 o 6 a 9 la vita non te la cambia nel senso però magari dai un, un segno e, e magari ti giochi la partita no e invece così non è stato giustamente come hai detto te giustamente come ho ribadito io hanno fatto il pull ma poi ripeto Navarro a, a specificava dalla panchina io ero lì si sentiva benissimo cioè nel senso uh, l'ultimo quarto d'ora poi è stata una cosa eh, per chi l'ha visto la partita, veramente micidiale. Cioè, non, non azzardavano a andare oltre la metà campo. Cioè, quindi eh, puoi, puoi fare ben poco quando hai un pullman di, di, di 10 giocatori dietro, 11 compreso il portiere. Non riesci a esprimere gioco perché fondamentalmente non riescono. Magari ti può capitare il gol della domenica a quel punto, d'accordo, ma era difficile. Quindi un pari che fondamentalmente a noi c'è cioè, voglia di fuori casa, va bene. Eh, di contro, come diceva Valentina prima, io ribadisco, è, è un Pisa dove da quando è arrivato D'Angelo abbiamo collezionato due vittorie, tre pareggi, con quelle più ostiche. Perché poi alla fine, se andiamo a vedere, quest'anno le ostiche sono quelle che sono giù, in basso, non sono quelle che sono in alto, sono quelle che sono in basso. Ben essere chiari, eh, questo è il discorso perché eh, squadre e formazioni tengo lo stesso. Como ritengo lo stesso Palermo, um, ritengo Benevento. cioè ritengo squadre che mh, vedo mh, veramente. Ecco, vedevo più un sul Tirol al posto del Benevento, ma non perché io ce l'ho sul Tirol, ma proprio diciamo sulla carta. Invece, Bisoli, vedi, per esempio, si parla di Bisoli. Bisoli riesce a fare queste magie, diciamo così. Ma fondamentalmente sulla carta le squadre sono quelle. Cioè, nel senso, non. ripeto, una Spark, come ho detto, primo Cittadella, per l'amor di Dio. Cioè sulla carta squadre che non hanno um, giocatori di punta. È vero che il campionato non si fa con le figurine, eh, per carità di Dio, però sostanzialmente questo è il discorso. Quindi mi stupisco di questa, di questa classifica ancora. Eh, poi insomma vedremo là, là col, col tempo perché siamo all'undicesimo ci sono ancora però le squadre che devono comunque salvarsi devono fare punti devono arrivare al giro di boa almeno con 20 altrimenti diventa un problema lo stesso discorso che facevamo l'anno scorso se vi ricordate quando c'era eh, il crotone quando c'era il pordenone, il pordenone no? se vi ricordate dicevo se non arrivi almeno almeno 18 Barna 20 punti eh, diventa, diventa. Io lo vedo vedo il perugia. Eh, se dopo non riesce a fare questo, questo diciamo così, questi punti, diventa problematica. La cosa è veramente problema per la salvezza. intendo, poi uh -huh. c'è sempre tempo per andare su. Lecce poi piano piano, l'anno scorso è risalito. Già l'anno scorso lei c'era già un pochino più su, però voglio dire, niente toglie. Campionato strano, un campionato ma anche per lo stesso Como insomma è un campionato un po' che la vedo insomma, è e tanti, tanti cambiamenti in panchina otto squadre se non erro hanno, hanno esonerato l'allenatore cioè, quindi ciò vuol dire eh, che fondamentalmente ci sono stati degli errori no? eh, sì. nel calcio mercato e comunque degli errori nella valutazione di quello che potevano essere le squadre e quello che potevano essere gli allenatori poi il tempo ci dirà quello che sarà però in, in, in linea generale questo, un Pisa comunque per concludere l'analisi, un Pisa. Io l'ho visto è risalita. Un Pisa che non ha impensierito in difesa, ha tenuto bene. Pisa a centrocampo, bene. Mauritan sta venendo fuori. Tremoni, via via, si sta, diciamo così, gli peccato, ha sbucciato la palla, e va bene. Beruat ha preso la traversa. E, e, e Touré, purtroppo, ha avuto il no dal portiere del Benevento. Quindi. Io lo vedo bene, vedo un pisar risalita, l'importante è non perdere alla fine perché noi, ecco il discorso che facevamo, e ribadisco quando eravamo all'inizio, no? che si diceva le prime due partite, le prime tre partite, le prime quattro partite, poi diventa pericoloso. Questo è il discorso. Diventa pericoloso perché te vai a perdere punti che poi non recupererai mai più. Questo è il discorso, a meno che tu incominci a fare un filotto di vittorie. E allora, poi fai la media e dici su per ipotesi su cinque partite, quattro su cinque partite 4 le vinco. Oppure tre le vinco, una pareggio, una la perdo, ci sta. Allora, alla lunga, ripiani le partite che te ti sei persa all'inizio. perché è comunque una media matematica, no? Eh, volente o nolente i punti e la classifica è semplicemente una, una media matematica. Questo è il discorso. Insomma, quindi noi. Col Cosenza dovremmo, ci gioca in casa, dovremmo fare bottino pieno, ma non perché io ce l'ho con Valentina, sia chiaro, e sì. neanche col Cosenza perché sono amici e, e, e quant'altro, ma è proprio per un discorso di classifica, ovviamente. Poi, se riusciamo, riusciamo, se non riusciamo l'importante è non perdere. Insomma, alla fine eh, eh, che dobbiamo fare? Cioè, voglio dire, poi ci sta anche <coughs> la giornata no. Ci sta anche, che, che ne so io, eh, perché comunque c'è l'episodio, magari l'episodio ti va contro, eh, un rigore in aria, un tocco di mano, ma che ne so io. E eh, cioè, ci sono tante variabili che poi alla fine voglia di avere le figurine, ma poi, poi, la, poi la puoi, diciamo così, cannare, no? Eh, come si fece l'anno scorso col Pordenone, con lo stesso Costanza in casa. Cioè, voglio dire, ci sono tante variabili poi durante la partita la partita si gioca 90 minuti più recupero adesso più o meno si va 97, 98 minuti si gioca, insomma, alla fine con, con i recuperi, anzi, addirittura ci stiamo allungando a 100. VAR via discorrendo portano a 100 minuti. Quindi i canonici 90 diciamo che sono fini. penso io siano ormai eh, un ricordo. Ma detto questo, mh, niente, io spero un, di vedere un Pisa quantomeno a, a, a metà classifica e, e fermarsi, diciamo, comodo a 20-22 punti per la salvezza, diciamo, a fine girone di andata. Tanto ormai è partita male. E, e io credo che alla fine, ma forse tocca il playoff, ma la vedo dura. Insomma, poi tutto ci sta, ma la vedo proprio, proprio dura. Quindi io direi va bene così, salvezza piena, e poi si darà una tirata d'orecchi. Insomma, io credo che. In società faranno un esame di coscienza alla fine e diranno quello che hanno sbagliato quello che non hanno sbagliato. Poi, sai, sai come si dice, vale, Se poi la chiudo, no? Valentina, mm. raro umano è sì. diabolico. Insomma, ecco. è vero, è vero. vai, vai. Valentina, ti lascio la parola. E niente, io ho detto questo. Penso che possiamo dare le partite della prossima giornata. Perché comunque, prima di eh, volevo dire solamente una cosa breve, eh, la serie B: è tutto è possibile Vedi di regina perugia Sandro, quindi pisa, pisa, cosa senza può succedere di tutto, esatto. Sì, eh, l'ho detto alla fine. La serie B è implacabile in questo senso, cioè nel mm. senso, non dà, non dà respiro. Succede quello che succede, può succedere sicuramente. Sicuramente no. Può succedere che c'è l'episodio che ti condiziona la partita. Eh, quello è così. Magari il Cosenza segna i primi due minuti: che, eh, i primi due minuti a freddo, ti segna un gol e dopo te fai fatica perché hai tutta la partita in salita. Ma eh, eh, sono cose che possono, va bene. Poi no, sono cose che possono capitare. Poi devi andare a pareggio, poi magari se riesce a pareggiare, devi vedere. Insomma, sono tante le, le casistiche, no? Poi magari non la pareggi nemmeno, va a finire per 2 0. Perché è, è così. Cioè, la Serie B è veramente... E poi una Serie B come quest'anno, io credo che, che sia veramente, veramente, veramente difficile. Ma è ancora presto. Ripeto, io non credo che sia la classifica... In alto non credo che sia questa la classifica. E in basso non credo che sia questa la classifica. Ma è un pensiero mio. Nel senso, Perugia sicuramente... Da, da, da sabato deve mettere testa e, e, e vincere se vuole arrivare a qualcosa. Parliamoci chiaro: ora non c'è Rico, ma io credo che anche lui sarebbe stato d'accordo. E, e quelli che sono giù, se vogliono dimostrare qualcosa, devono battere la testa, cioè testa bassa e pedalare perché altrimenti non la rimedi più. Ripeto, io sono dell'avviso che se arrivi al giro di Boa e hai 18, barra 20 punti, hai qualche speranza, altrimenti le speranze si affievoliscono come una candela, insomma che piano piano va a spingersi perché è finito, lo stoppacino resta, ma la cera è finita. Va sì. detto questo, vai Vanettina. Scusate un intervento veloce se posso, uh, sì. sono d'accordo però, um, cioè, sono d'accordo sui 20 punti a fine del giorno d'andata almeno però ehm, alla fine comunque bisogna vedere anche eh, dopo la classifica eh, quanto poi alla fine è corta rispetto alle squadre che sono per dire undicesimi, dodicesimi, tredicesimi diciamo eh, perché se, se la differenza rimane come come adesso faccio esempio eh, poi recuperare basta uno scivolone da parte di, di quelle che appunto occupano le posizioni di tra virgolette chiamiamole salvezza tranquilla, e, e quelle che sarebbero retrocesse, eh, recuperano punti per salvarsi direttamente loro e mandare giù chi fino magari a una, due, tre giornate fa aveva una salvezza tranquilla, perché Uh, se l'anno scorso avevamo magari il Pordenone piuttosto che il Crotone che facevano un po' da cuscinetto, quest'anno anche lo stesso Perugia che è ultimo a 7 punti uh, è ancora totalmente in corsa per, uh, per una salvezza tranquilla, cioè per una salvezza almeno. Ma io hai perfettamente ragione con quello che ho detto, cioè nel senso che Perugia si deve mettere in testa bassa. Sì, sì, tralare, sì, sì. Come il como, cioè, nel senso, le squadre che, eh, cioè, ma perché? Perché alla fine, eh, sempre oh, guarda, ascolta. L'anno scorso si sono bastavano, bastavano 38 punti per salvare, ma perché? Perché giù non vincevano mai. E se vi ricordate, chi era con noi, Valentina, il testimone, io ho sempre detto. Vincono vanno avanti e, e, e ovviamente giù si fermano. Ma anche quando c'erano gli scontri diretti si fermavano. Quindi, l'anno scorso, 38-39 punti: salvezza fatta. Io non credo che quest'anno sia diversa. Quest'anno arriveremo, forza 42-43, ma non vai oltre. Ma perché? perché su corrono? Perché le squadre sopra sono delle squadre. Ma poi, anche se ci dovesse essere magari un cambio. I punti persi non li guadagni più. Quindi alla fine eh, è vero che ti bastano anche 15 punti alla fine del girone d'andata. È vero, ma nel girone di ritorno devi vincerne qualcuno in più perché altrimenti eh, la matematica insomma è quella. Poi, eh, ecco tutto lì il discorso che volevo fare. è Questo, ma giustamente hai ragione perché non è detto che chi finisce ipotesi Cosenza. Ora prendiamo ipotesi Cosenza e a 11 perde col Pisa. Non è, non è compromesso niente, che noi abbiamo, ne abbiamo persi 4-5, cioè, voglio dire, ma non è compromesso niente. Allora, cioè, no, infatti... È difficile fare perché non sai quando ci sono così pochi punti di differenza tra uno e l'altra, è difficile stabilire perché è, non sai. Esatto. L'anno scorso non è diventato semplice perché comunque lì, lì in fondo perdevamo tutte. O si, o si perdeva o si pareggiava quindi era molto semplice rimanere non, sempre allo stesso brava, livello. non si muoveva esatto, il livello era quello da lì non si muovevano. Ma, Ma nulla toglie che non lo sia, anche quest'anno e nulla toglie che alla fine, ripeto, magari Cosenza perde col Pisa. Cambia allenatore ha cambiato adesso. Quindi oggi ha preso. Ecco quello che dicevo io prima: ha preso posizione d'accordo. Ma non è che si fanno. Miracoli, miracoli non se ne fa, cioè, nel senso è arrivato, ha preso posizione, dovrà vedere come, quando, cioè, almeno un allenatore nuovo un, un paio di gare gliele devi dare, eh, non puoi pretendere. Quindi, ma poi, eh, nel senso, magari trova, trova magari quella formazione giusta, i giocatori hanno una mentalità che magari gli dà il piglio giusto, che ne so io, cioè, è imprevedibile. Però non, non è compromesso niente. Perché comunque se la andiamo a vedere la classifica giù in basso. C'è cioè veramente assurda. 7, 9, 9, 9, 10, cioè 11. Cioè è una cosa. Io eh, ripeto, non mi sarei mai aspettato a vedere una classifica del genere e certe squadre in quella posizione. Mh, non ce le vedo. Ve, ne vedrei altre, come ho detto prima, ma. È un discorso sulla carta, poi alla fine, insomma, quando si scende in campo, non scende in campo la, in campo la carta, ma scendono in campo i giocatori. Quindi, va bene, niente, basta, non mallungo oltre perché sennò, alla fine, qui si fa a mezzanotte stasera. Vai, vai, Valentina, vai. Intanto, dalla chat saluta Emanuele che scrive, ah. grande Sandro. <ride> Grazie. Ok, ora se non ci sono altri messaggi dalla chat, non ecco andare. le prossime partite. Va bene, Alex? Va benissimo. E cominciamo con è la prima che mi compare, caro Sandro, quindi citerò la prima di una lunga serie di partite. No. Sabato 5 novembre, Pisa-Cosenza alle ore 14. Seguiranno Benevento-Bari, Cittadella-Modena, Ternana-Spal, Brescia-Ascoli, Sud Tirol-Cagliari, Frosinone-Perugia, Palermo-Parma che si giocherà alle 16.15, Como-Venezia sempre alle 16.15 però di domenica e lunedì ci sarà il posticipo alle 20.30 regina geno oh, Bella partita Regina geno per l'alta classifica. Insomma. Ciao oh, Croton, no, buonanotte Croton. Noi per la Bassa quindi Pisa Cos'è insomma bel poi indicativa per capire questo Cagliari dove vuole arrivare, eh sì. E poi abbiamo, abbiamo la partita su tirol Cagliari che è per, la, per, la, per, il centro, per il centro, medio, centro alta classifica. Poi in Brescia Ascoli, bella anche brescia Ascoli, è eh, devo dire la verità perché l'Ascoli si è si è, insomma è dimostrato una squadra all'altezza. Ha avuto un qualche mh, periodo insomma, di, 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 di inciampo, diciamo così, ma poi si è ripreso. E quindi Palermo può, anche Palermo può, ma, ma insomma, un, un bel Frosinone Perugia, Frosinone in testa alla classifica, un Perugia in fondo, quindi la prima e l'ultima, no? Si vanno a scontrare. Quindi una bella dodicesima, io penso, una bella, cioè come in Castri, una bella dodicesima. E qui la classifica dirà qualcosa in più. Ma mano a mano che si va avanti, eh, la classifica avrà sempre più voce no? rispetto all'inizio è normale. E, e quindi, niente, basta. Se c'è qualche altro intervento, io se no a quest'ora, cioè a questo punto la chiuderei. Ma eh, ditemi voi, se ci volete fare qualche altro intervento, così veloce, veloce sul, sulla dodicesima, avete campo libero. Speriamo 5 minuti, però. 5, 5 minuti. minuti. Un, un, minuto veloce, un minuto a testa, un giro veloce e il cronometro, sappiatelo, perché stasera abbiamo veramente sforato le più rose aspettative. Vai, Gabri. Eh, vabbè, sarà una partita comunque non, non facile perché Benevento come ha detto prima Sandro. È diciamo pochi se lo aspettavano lì in classifica comunque è sempre una rosa importante però certo è una squadra che ultimamente è un po' in crisi diciamo eh, però dai comunque speriamo dopo, dopo due, due sconfitte un pareggio nelle ultime tre partite speriamo di tornare alla vittoria dai, dai. io a gli do il premio un minuto un minuto e fatto <ride> un minuto e fatto non, non volutamente Guarda tutti come lui Conciso e eh. breve, avanti vai Miro e Stefano. Parere del Cagliari, ovviamente le due tifosi del Cagliari. In, in merito alla partita, io ci metterò anche meno di un minuto. Tutto mi sarei aspettato nella mia vita, tranne che avere paura, il suttiro al ci subire di 6 punti. Ciao, no. Stefano. Lui... Per quanto mi riguarda invece ehm, il Sud Tirole, comunque anche se ha iniziato male con il cambio di allenatore ha avuto una sforzata di, di intensità anche di giochi quindi se prima se l'avessi affrontata in inizio stagione avrei pensato una partita che avremmo vinto in ciabatte adesso ho qualche preoccupazione in più Riccardo? Vin vince? Eh, ah. Chi c'è più? C'è Riccardo ah. e Vincenzo. Ok, vai sinceramente... Eh, vai, vai va, Bisogna aspettarsi, secondo è un Como che deve dare tutto, perché comunque il Venezia arriva anche lui da, da una brutta sconfitta, da un cambio allenatore, quindi magari anche eh, il non avere subito gli equilibri giusti, il Como potrebbe approfittarne per... Per almeno togliersi per la prima volta dalla zona, dalla zona retrocessione, Vincenzo, Vincenzo. Mi raccomando che tu a volte ti dilunghi. Un minuto. No. no, 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 più breve del, del, del solito, eh, te lo prometto, eh, no, niente. Regina Genova. Sicuramente sarà una grandissima partita. Che secondo me non c'entra nulla con, con, con la serie B, perché comunque sono. Quasi di alto livello e che meritano eh, mi auguro che sia una, una, grande, una grande sfida che eh, eh, il mister Enzo possa prepararla nel migliore dei modi eh, la partita di lunedì cioè, dovrebbe essere eh, si spero che sia superato eh, il diciamo il il, si dice allo stadio, il numero dei tifosi che possa essere oltre 15.000 di Regina Cosenza, quindi questo è un dato importante. e Ci sarà ospite con grandissimo piacere, che riceverà un entusiasmo e un affetto particolare. Mister Franco Colomba, che sarà lunedì allo stadio. E, e quindi speriamo che possa assistere a una grandissima partita, visto che comunque ricorda delle di importanti precedenti c'è rientrato dai abbiamo, sì. abbiamo gli abbiamo dato la concessione di qualche minuto sì. <ride> di, di tempi supplementari bene io ragazzi la chiudo qua vi ringrazio ringrazio le domande che sono una arrivate cosa, alla... una cosa velocissima Vai. Per, per gli appassionati di maglie in generale della serie B Uh, questa maglia che ho adesso io, uh, che è quella del comodi di quest'anno, secondo me è da aggiungere alla collezione. Anche perché è, va uh, per i progetti solidali. Comunque, se volete c'è il sito dedicato alle maglie. È una bella maglia. Uh, che va anche oltre alla, solo allo scopo del, della maglia della squadra, non è pure per pubblicizzare, ma è, un, è, è disegnata bene, secondo me. È un consiglio è che dai gli appassionati. Poi se è per scopi solidali ci mancherebbe altro. Eh, ci, ci uniamo tutti. Benissimo. Eh, niente, grazie Valentina, come, se, come sempre il mio braccio destro, grazie a tutti, grazie, grazie a chi ci ha seguito, grazie. E grazie, grazie a voi veramente, grazie a tutti e ci vediamo giovedì prossimo, sempre qui, su Arena Sportiva B, per seguire il, la Serie B a 360 ⁇ gradi Buonanotte a tutti.